Ne sono tante. In questo momento l'apertura della maggior parte dei siti è dedicata alla pronuncia dei giudici di Milano sulla trascrizione dei figli di una coppia composta da due papà. Il ricorso è stato annullato, è valido invece per ora quello delle mamme. E poi tanti temi, il MES, il decreto lavoro, sigle, provvedimenti che nascondono però quali insidie per il governo e dentro il governo. Con Elena Testi cercheremo di capire tutto. E poi ne chiederemo conto di tutto questo a Tommaso Foti, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Altri grandi ospiti oggi, Rosy Bindi e Maurizio Landini. Cominciamo però con Antonio Padellaro. Restate lì. E restiamo umili, Restiamo comunque umili. C'è del cioccolato per me, come Scamiglio. Buon pomeriggio a tutte e tutti, bentornati a Tagadà. Buon venerdì, Luca Sappino. Eh no, buon venerdì lo dico io in genere. Appunto. Buon venerdì. Ah, t'ho fregato, questa volta t'ho preso in contropiede. Come sempre, tante notizie, ci inseriamo nel flusso delle ultime notizie arrivate. Luca, abbiamo l'apertura per esempio di Corriere su quanto accaduto a Milano, giusto? Guarda, io in realtà avevo preparato in onore del nostro ospite Padellaro l'apertura del Fatto Quotidiano. Permetterai. Benissimo. Maternità surrogata, il Tribunale di Milano annulla l'atto di nascita del figlio di una coppia di uomini, seguiti i principi della Cassazione. È uno dei tanti temi di cui ci occuperemo, che riguarda l'attività del governo, che alle prese sia con provvedimenti come questo, arriva dall'autorità giudiziaria, ma segue un filone di sensibilità politica diverso rispetto a quello del governo precedente, e sia i problemi che riguardano i provvedimenti di natura economica, vedi la mancata nomina del commissario per il Consiglio dei Ministri saltato ieri, vedi la questione del meccanismo europeo di stabilità, vedi la questione del decreto lavoro, insomma tutto questo per dire che è un venerdì di duro lavoro per la nostra. Elena Testi, che è davanti ai palazzi della politica. Elena. Buon pomeriggio Alessio, una giornata rovente direi, rovente in tutti i sensi. Io mi trovo di fronte a Palazzo Chigi, uno perché dovrebbe traghettare da queste parti il ministro dell'agricoltura Lollobrigida e noi cercheremo di intercettarlo. Vero è che ciò che sta tenendo impegnate le menti del governo in questo momento è proprio il MES, ve lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi, ma di fatto continua, addirittura a microfoni spenti ormai ci sono le quotazioni, verrà ratificato. Non verrà ratificato. Vi dico che c'è una parte della maggioranza che dice a microfoni spenti alla fine saremo obbligati, ma dilungheremo le tempistiche, quindi di fatto non ci sarà più quella deadline, questo ve lo dico sempre a microfoni spenti, cioè del 30 giugno, ma la ratifica potrebbe avvenire più tardi. Che cosa c'è però nei fatti? Ieri la Commissione Esteri, dove ci si doveva esporre in merito, è andata deserta da parte della maggioranza ed è passato il testo delle opposizioni. A intervenire in merito è stato Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle questa mattina, che ha detto il fronte più caldo è il MES, i nostri patrioti che hanno fatto hanno disertato i fronti, riferendosi proprio alla Commissione. Si assuma la maggioranza la responsabilità di approvarlo o meno, noi ci asterremo. E poi c'è un altro problema per il governo, un vero e proprio grattacapo, ed è il caso della ministra al turismo Daniela Santanchè. Come ben sappiamo, i colleghi di Report hanno fatto una lunga inchiesta e in base alla loro inchiesta pare che la ministra non abbia pagato il TFR ad alcuni dipendenti licenziati e non abbia pagato alcuni fornitori. Ebbene, massima fiducia al momento della presidente Giorgia Meloni, ma le opposizioni ne chiedono l'emissione, e poi c'è una parte della maggioranza che chiede alla ministra di venire a riferire in aula. E quindi ciò significa che la posizione si fa ancora più delicata. E infine qui concludo, abbiamo visto ieri in un tavolino, in un bar, Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle, Elly Schlein del Partito Democratico e Nicola Fratogliani di Sinistra Italiana, tutti insieme a un tavolino per questa prova di opposizione unita. Domani ci sarà un'ulteriore prova ed è quella la manifestazione della CGIL, perché sapevamo che sarebbe arrivata Elly Schlein, ma non sapevamo della presenza di Giuseppe Conte, che è stata confermata proprio pochi minuti fa. Allora Elena, un solo dettaglio ti chiederei: a chiedere di riferire in Parlamento a Daniela Santanchè, avevo visto prima un'agenzia, è Molinari della Lega? È direttamente la Lega? È Riccardo Molinari.
è Riccardo Molinari. Luca, che sai, non è persona di poco conto perché è capogruppo alla Camera e quindi parla per i deputati della Lega alla Camera. Allora, noi di questo, ovviamente, anche di questo, tra le altre cose, chiederemo al capogruppo di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, che ci raggiungerà più avanti. Però Elena Testi ci ricordava che domani è giornata di manifestazione indetta da CGIL, ci saranno anche Conte, ci sarà Elly Schlein, si parla di sanità e allora vediamo, a partire dai medici di base, come sta messa la sanità italiana. Io ho 68 anni e seguo 2000 pazienti. Se decidessi di andare in pensione lascio 2000 persone senza medico. Siamo nel comune di Pioltello, in provincia di Milano. Sono circa 40.000 abitanti. I cittadini che sono senza medico di famiglia sono all'incirca 15-18.000. Mancano 12 medici. Che bello rivedere anche nei nostri filmati la dottoressa Anna Pozzi, medico di medicina generale di Milano, che molta compagnia e molta disponibilità ci ha dimostrato nel corso della pandemia da Covid. Dell'ampio capitolo dedicato alla sanità e delle sfide per il mercato del lavoro relative anche alla salute pubblica parleremo prima con Rosi Bindi, è stata ministra della salute, è stata presidente del Partito Democratico, e poi col protagonista della manifestazione che si terrà domani, vale a dire il segretario generale della CGIL, lo vedete in foto, Maurizio Landini. Ma intanto, parlando sempre di top player, salutiamo il nostro primo ospite di oggi, Antonio Padellaro, Il Fatto Quotidiano. Ben rivisto, Antonio. Grazie, grazie a voi. Senti, abbiamo elencato un po' alla spicciolata i dossier più caldi per il governo, il meccanismo europeo di stabilità, il Consiglio dei Ministri che ieri è saltato per la nomina del commissario post-alluvione, il commissario straordinario per la ricostruzione di Emilia-Romagna e Marche, il decreto lavoro. Quando Giorgia Meloni si dedica troppo ai dossier esteri, l'abbiamo vista incontrare Roberta Metsola, l'abbiamo vista andare in Tunisia, poi Macron, poi Lula, la preside è fuori, gli allievi sono troppo indisciplinati, possiamo circoscriverla così, oppure è l'embrione, il germe di un problema vero di tenuta all'interno del governo? Ma sai, è sempre stato così, che quando il Premier si assenta ci sono sempre polemiche a Roma. In questo caso diciamo che la polemica sul MES è in qualche modo, come è stato spiegato molto bene da Elena Testi, tra l'altro complimenti perché ha coniato il patto del tavolino a sinistra, no? Io vorrei che ci sia il timbro, perché i giornali se ne approprieranno. Bravo. E voi avete il dovere di ricordare che il patto del tavolino lo ha coniato Elena Testi. Parlo del patto a sinistra. Ufficio legale di La 7, ufficio legale di La 7, ripositiamo il brevetto per favore, grazie. Ecco, detto questo, credo che la strada, diciamo abbastanza accidentata, per l'approvazione del MES sia in qualche modo tracciata. Prenderanno tempo, usciranno dall'aula, vedrete che ci sarà qualche marchingegno di tipo parlamentare quando dovrà essere messa ai voti la ratifica, no? Perché quello che è successo in commissione è un esempio appunto delle tecniche parlamentari che possono fare in modo che il MES venga ratificato senza che i nemici, tra virgolette, del MES, Fratelli d'Italia e la Lega, si sporchino le mani. Vedremo come sarà. Io non credo che Giorgia Meloni è troppo interessata a tenere buoni rapporti con la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, e anche con la Metsola, con la quale tra l'altro ha un rapporto, il Presidente dell'Assemblea, ha un rapporto personale abbastanza forte, per bruciare tutto con la mancata ratifica, ripeto, l'avete detto mille volte molto bene, di un meccanismo che si può ratificare ma non di cui non si possono... Non è obbligatorio l'uso. Non è obbligatorio l'uso. Quindi io credo che... Poi che ci siano... Io non pronuncerò mai la parola fibrillazione, anzi voi, se caso, mi punirete, userò l'espressione fibrillazione, ma che ci siano casini dentro la maggioranza è anche ovvio, perché non dimentichiamo mai che si va verso le elezioni europee e che Forza Italia, Fratelli d'Italia, la Lega di Salvini saranno in competizione tra loro, perché il sistema, l'abbiamo detto mille volte, è proporzionale.
Quindi è chiaro che in questo momento Salvini sta cercando di mettere le sue bandierine e Giorgia Meloni deve mettere le sue bandierine, però deve fare anche il Presidente del Consiglio e quindi deve coordinare tutto il lavoro dei ministri e anche della maggioranza. Allora, volevo mostrare a Antonio Padellaro un tweet di Claudio Borghi, che è, diciamo, esponente della Lega, forse quello che più di tutti è impegnato, diciamo, fermo all'Europa del 2011, dell'intervento del MES in Grecia, è impegnato nella battaglia contro la ratifica della riforma del MES, questa riforma che in realtà istituisce un'altra linea di credito sulle crisi bancarie, insomma, che non modifica l'architettura del MES. Borghi rilancia la posizione di Salvini: no al MES, meglio debito pubblico in mano agli italiani. Borghi, peraltro, è divertente seguirlo in questi giorni su Twitter, perché siccome si è assentato, era credo fuori, il giorno 1 della vicenda sul MES, sì, ha detto: mi assento un giorno e succede il patatrac. Ecco, patatrac che in realtà è stato innescato però dalla stessa Lega, cioè dalla parte della Lega di Giorgetti. Questa divisione interna al mondo leghista, Giorgetti è un pezzo della Lega in qualche modo favorevoli all'approvazione del MES, Borghi e Salvini contrari, può essere un ulteriore problema per Giorgia Meloni? Allora, innanzitutto grazie per averci ricordato l'esistenza di una coppia straordinaria, Borghi-Bagnai, perché anche questo io devo dire, adesso scusate, ogni tanto, visto che Tiziana è assente, vi permetto, essendo ormai abbastanza così un frequentatore del vostro studio, no? Di dire che insomma, l'assenza di Borghi Bagnai si sentiva. Ecco, Borghi è tornato, domanda: che fine ha fatto Bagnai? Detto questo, è evidente che è anche un gioco delle parti, no? La Lega ha due facce, forse ne ha di più, ma in questo caso ha due facce. Una faccia governativa. E Giancarlo Giorgetti, fin dall'inizio, fin dalla sua nomina, ricordiamo che è una nomina che era, diciamo, a cui era favorevole anche Mario Draghi, perché Mario Draghi ha sempre avuto un ottimo rapporto con Giorgetti, lo stimava e lo stima. Allora, Giorgetti deve fare giustamente il ministro dell'economia e deve tenere presente anche questi rapporti, quei rapporti con l'Europa che conta, di cui parlavamo. Poi abbiamo Borghi Bagnai che fanno il loro lavoro, lo fanno con una linea di coerenza, a parte gli scherzi, che va apprezzata, anche se non la condivido assolutamente. E poi abbiamo Salvini, il quale ieri se n'è uscito con la dichiarazione, diciamo, più furba, astuta, che è quella: è il Parlamento che deve decidere, no? Cioè, attenzione, è il Parlamento che deve decidere, ci porta all'inizio del nostro ragionamento. Che cioè questo, che problema lo toglieranno dal tavolo le opposizioni, che in realtà sono sostanzialmente favorevoli. Ma è esattamente così. Nato ci ricordava sempre nella testa, nel suo collegamento di apertura, un altro problema, diciamo, questa settimana, che è quello che voi oggi sul Fatto Quotidiano chiamate l'affaire Santanchè, che imbarazzerebbe Giorgia Meloni. Noi di questo poi chiederemo tutto a Tommaso Foti. Prima Elena Testi ci diceva che Molinari aveva chiesto di intervenire in aula a Giorgia, sì, Meloni. In realtà la dichiarazione, solo per onore di cronaca, e poi ti lascio la domanda, è un po' più sfumata, perché dice: Molinari, non ho visto report, ho visto la replica del ministro Santanchè, si è detta tranquilla e che quando sarà il momento verrà in Parlamento a spiegare le sue ragioni. Anche in quel caso, ovviamente, aspettiamo che il ministro Santanchè spieghi le sue ragioni. Che sono ragioni che dovrebbero afferire, anzi che afferiscono alla sua attività, Antonio, di imprenditrice, due società, Visibilia e Key Group, sono tanti i dossier scodellati dalla trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci. Santanchè ne ha preso le distanze. Quando è il momento, secondo te, di andare in aula per parlarne, se è il momento? È adesso? E il tipo di richiesta che fa l'opposizione, che fa appunto il mestiere di opposizione e chiede le dimissioni della ministra, sono in realtà un qualcosa su cui Giorgia Meloni dovrebbe riflettere? Allora, simpatia umana, personale per Daniela Santanchè, che è una donna brillante e anche in qualche caso divertente nelle sue uscite televisive, adesso un po' di meno. Però, detto questo, Daniela Santanchè non doveva essere nominata ministro. Perché? Non perché non avesse i requisiti,
ma perché aveva già dei precedenti, ricordiamo Visibilia, ricordiamo tutte le imprese di Daniela Santanchè che non sono andate benissimo dal punto di vista imprenditoriale. Quindi Giorgia Meloni deve un attimo farsi, come direbbero i cattolici, un esame di coscienza, cioè dire ma forse abbiamo fatto la scelta giusta nel mettere Daniela Santanchè, tra l'altro in un ruolo che va proprio a creare un conflitto di interessi, visto che lei è un'imprenditrice, no, del turismo. Ricordiamo che è stata, non so se lo sia ancora, una delle proprietarie del Twiga, no? Come il tipo di controreazione che fa la maggioranza, nello specifico Fratelli d'Italia, è che il capo dello Stato Mattarella nulla ha avuto da ridire sulla nomina di Daniela Santanchè in un dicastero come quello. Regge come obiezione? No, non regge, perché il capo dello Stato può fare delle obiezioni che riguardano l'onore e la disciplina, insomma, dei ministri che vengono nominati, no? Per citare un articolo della Costituzione. Se c'è un ministro che viene nominato è un processo in corso, un processo importante, che un ministro che si è reso responsabile di fatti abbastanza, insomma, c'è una casistica. Non poteva essere la situazione un po' così traballante dal punto di vista imprenditoriale di Daniela Santanchè un motivo per non firmarne la nomina. Nel conflitto di interessi, laddove non esiste una legge in realtà che normi quel tipo di conflitto di interessi in Italia, cioè non è che andava contro una legge a nomina, si tratta di opportunità politica semmai. Giorgia Meloni, no, dico una cosa, doveva evitare di disinnescare prima tutta una serie di situazioni che rischiano di saltarle in aria in questi mesi, prima delle elezioni europee. Antonio Padellaro, ti porterei sempre sul sito del Fatto Quotidiano, sul tema maternità surrogata. Rileggiamo la notizia che arriva da Milano, dove il Tribunale annulla l'atto di nascita del figlio di una coppia di uomini, dicendo di aver seguito i principi della Cassazione, non annulla invece l'atto di nascita di figli di coppie di donne, rimandando però quel tipo di intervento eventuale a un altro procedimento giudiziario. Questa notizia ci riporta ovviamente al caso di Padova con la procura che ha annullato l'atto, il riconoscimento di entrambi i genitori a 33 bambini. La domanda che ti faccio, che mi pare sia alla base di questi fatti di cronaca, no? La domanda rilevante dal punto di vista politico è: queste decisioni dei tribunali sono in qualche modo, siccome la procura di Padova aveva bambini registrati dal 2017, no? In alcuni casi da 6 anni, e non ha mai eccepito niente, anzi il sindaco dice comunicavamo sempre tempestivamente tutto, nessuno ha avuto da ridire. Il fatto che si cominci ad avere da ridire oggi è perché il governo ha cominciato a dare un indirizzo diverso a partire dalla circolare che il Ministro degli Interni ha fatto ai prefetti, da adesso in poi non trascrivete più? Ma io penso che la magistratura si trovi a dover decidere su temi aggrovigliati, confusi, non chiariti da una legge ad hoc, no? Quindi i magistrati decidono di volta in volta a favore o contro le coppie e soprattutto quello che dovrebbe essere il principio basilare, spesso danneggiando i bambini. Non lo fanno ovviamente volontariamente, ma la fanno per l'assenza di un indirizzo legislativo chiaro e trasparente. Però a questo punto, se io avessi davanti un esponente del fronte mai alla maternità surrogata, porrei una domanda. La domanda è questa: io credo che siamo tutti, destra, sinistra, centro, d'accordo che la nascita di una nuova vita è un fatto di per sé bello, positivo, straordinario, siamo tutti per la nascita di nuove vite. Quello che non capisco è perché la maternità surrogata, con tutti i problemi che possono nascere sul mercanteggiamento, perché sono problemi che riguardano il codice penale, no? Ma perché il fatto che nasca una nuova vita non viene visto come l'essenza del problema? Non siamo d'accordo sul fatto che surrogata, non surrogata, chiamiamola come vogliamo, nasce un bambino, nasce una bambina, è un fatto positivo. Ma perché questa destra che sempre si scaglia contro l'aborto, no? Che cerca di minarlo,
non riconosce che la nascita di una vita è il centro di tutto, è il cuore di tutto. Che cosa hanno contro la nascita dei bambini? Io farei una domanda di questo genere. Ieri la ministra della famiglia Roccella, abbiamo visto l'immagine poco fa che ci ha proposto la nostra regia, ospite proprio da un tuo collega del Fatto, da Peter Gomez, ha detto che sarebbe favorevole a cercare un provvedimento ponte. Facciamo esercizio di igiene lessicale, si tratta di bambini e di famiglia, non chiamiamolo condono, non chiamiamola sanatoria perché è un termine orrendo che si attaglia ad altre materie di carattere economico, piccolo inciso personale ma non troppo, di un provvedimento ponte che riesca in qualche modo a tutelare le situazioni che già sono in essere, immagino anche quelle che saranno in essere a breve termine perché ci saranno anche gravidanze in itinere adesso. È un modo per rendere il tutto più umano e più gestibile e più comunicabile? Chiuderebbe la polemica, forse? Sì, magari, sì. Mi sembra che sia un passo avanti quello della ministra Roccella, ma io penso che il tema di fondo, la nascita di una nuova vita, debba essere posto. Cosa avete contro voi, no? Che siete i guardiani della coppia naturale, del matrimonio naturale, vabbè, lasciamo stare. Ma cosa avete contro la nascita di nuove vite? Questo è il tema. Perché lo volete impedire prendendo spunto anche da situazioni estreme? Perché io non nego, nessuno può negare che il cosiddetto utero in affitto si presti, no, a dei traffici che respingiamo tutti. Ma il punto fondamentale non è la nascita di una nuova vita? Sì, appuntiamo la domanda, poi anche lì gestazione per altri, da paese che vai, situazione che trovi sulla retribuzione o non retribuzione, ci torneremo. Visto però che è collegato Luigi Bignami, giornalista e divulgatore scientifico, noi spesso ci abbeveriamo alle sue opinioni quando dobbiamo affrontare temi di carattere appunto scientifico, e la notizia è quella, Luigi, ben ritrovato intanto, del Titan. La mostro dal Corriere, morti 5 passeggeri del Titan, l'implosione poco dopo la discesa. I dubbi legali, cioè parte ora la partita delle responsabilità legali sul mezzo, no? Sull'affidamento del mezzo. Allora, Luigi Bignami, la prima domanda è questa. Noi ormai diamo per scontato che quello era un mezzo che non poteva svolgere la missione per cui era stato, diciamo, immaginato, per cui i passeggeri del Titan avevano lautamente pagato? Allora, bisogna fare ovviamente le debite perizie prima di arrivare ad una conclusione definitiva. Su questo sommergibile ci sono saliti anche dei veri e propri scienziati della NASA, del NOAA, per raggiungere profondità tali da poter fare delle ricerche. Quello che stiamo leggendo, quello che stiamo sentendo non è dato da dati che devono ovviamente essere confermati al 100%. Certo è che quel piccolo sommergibile, perché è davvero molto piccolo e la gente, i 5 passeggeri che ci sono a bordo non possono nemmeno alzarsi in piedi, non possono nemmeno inginocchiarsi, devono rimanere seduti per più di 10 ore, è davvero al limite di quelle che sono le possibilità tecnologiche per arrivare a 3.800 metri di profondità. Non dobbiamo dimenticare che a 3.000 metri al di sotto del livello del mare le pressioni sono elevatissime, 300 kg più o meno per centimetro quadrato. Voi provate a immaginare che sull'unghia del vostro pollice gravitano circa 300 kg e questo lungo tutto lo scafo. Quindi basta una scafo piccolissima... in carbonio di quanto? 12 centimetri com'era? Esattamente, uno spessore di 12 centimetri. Quello che si dice che non fosse a regola d'arte per quelle pressioni e temperature è l'oblò che c'è nella parte frontale del sommergibile, che era stato omologato fino a 1300 metri di profondità, e la Ocean Gate non ha voluto omologarlo a profondità di 3500-3800 metri, perché si dice che quando si fa un'omologazione a 1300 metri o a 1500 metri si arriva a sperimentare al doppio di quelle che sono le pressioni che ci sono a quella profondità, e quindi ecco che i calcoli sono semplici da fare. Se era omologato fino a 1500 metri lo era anche per 3000 metri. Ora però bisogna vedere se davvero è stato fatto così. Insomma, noi dobbiamo però pensare un attimo che stiamo facendo dei nuovi passi
verso quello che è questo turismo estremo. Ora andiamo nello spazio con dei nuovi razzi, sappiamo per esempio la Blue Origin che porta astronauti a 100 km di quota con un razzo che non è, diciamo, omologato da un ente particolare, e come questi sommergibili, e sia da un lato che dall'altro si fanno sperimentazioni, ma si va anche per turismo, questa nuova frontiera. E chi accetta di salire su un sommergibile di questo tipo, certo, se io firmo un contratto e una società mi dice non preoccuparti che arriverai fino a 4.000 metri di profondità senza problemi, io però so che in ogni caso dei problemi ci possono essere. Una piccola perdita significa immediatamente l'implosione dello scafo, e quindi diciamo che poi tutto va in mille pezzi, e di questi poveri passeggeri, il pilota, eccetera, sarà molto molto difficile poter ritrovare. Allora, vorrei ingaggiare sulla vicenda del sottomarino anche il direttore Padellaro, portandolo però sul versante politico che ha preso la vicenda, perché a un certo punto, prima no, sparuti commentatori su Twitter, poi addirittura no, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein hanno fatto il paragone tra le enormi risorse spese non solo dai turisti che sono andati a cercare il relitto del Titanic, ma le enormi risorse spese nei soccorsi. L'idea è giusto ricercare, speriamo di trovarli vivi, e però non spendiamo cifre paragonabili, non c'è tutto questo impegno sui migranti. Una cosa simile a quella detta dalla segretaria Schlein l'ha detta Barack Obama. Vediamo un attimo la clip. I mean, you think about what's happening this week. There's a potential tragedy unfolding with a submarine that is getting, you know, minute-to-minute coverage all around the world. And it's understandable because obviously we all want and pray that those folks are rescued. But the fact that that's gotten so much more attention than 700 people who sank is... That's an untenable situation. Antonio, ci ricordava Luca che questa è la presa di posizione della segretaria italiana del Partito Democratico Schlein, e queste invece le dichiarazioni pubbliche, e abbiamo sentito anche l'applauso che le parole di Barack Obama hanno riscosso, di un ex presidente degli Stati Uniti d'America. È un tipo di polemica o di confronto, se non vogliamo chiamarla polemica, perché ci sono comunque delle morti di mezzo, che ti convince? Allora, innanzitutto noi dobbiamo pensare alle vite che sono purtroppo, come si stava dicendo poco fa, gli esseri umani che sono scomparsi nel profondo dell'oceano, ed è certamente una cosa che addolora, perché abbiamo fatto tutti il tifo perché queste persone venissero recuperate e il sommergibile tornasse sano e salvo. È un punto importante. Questo lo dicono sia Obama che Schlein, ovviamente, nelle loro dichiarazioni. Il fatto che si spendano 700 milioni per recuperare il sommergibile, secondo me va bene. Cioè, se occorrono 700 milioni per salvare una vita umana, io sottoscrivo. Ma il punto è un altro, è che di fronte alle tragedie ripetute, soprattutto nel Mediterraneo, di centinaia di persone che muoiono annegate, non c'è lo stesso sforzo, non c'è lo stesso impegno, non c'è la stessa coesione, solidarietà internazionale. Questo, come si fa a fare polemica su una cosa così evidente? Perché una cosa esclude l'altra? Salviamo, ogni vita umana va salvata, e se corre un miliardo per salvare una vita umana in mezzo al mare, che sia speso. Ma qual è il comportamento delle autorità internazionali quando si tratta di barconi con centinaia di disgraziati che stanno annegando? Questa è la vera domanda. C'è lo stesso impegno? C'è lo stesso esborso di denaro? Ci sono le navi che vanno in soccorso? Oppure, come abbiamo visto nell'ultima vicenda, si cerca maldestramente di agganciare il barcone, veramente venendo meno a delle regole che perfino un profano come me conosce,
e lo si manda a fondo? Ti riferisci a quanto accaduto in Grecia, no? all'ultimo esatto. tragico episodio che noi abbiamo raccontato, e sono riflessioni queste che acquistano ancora maggior valore in vista degli appuntamenti europei della prossima settimana, nei quali l'immigrazione sarà argomento centrale. Grazie ad Antonio Padellaro, ricordo il tuo libro Confessione di un ex elettore, grazie a Luigi Bignami per essere stato con noi. Ho visto che, eccolo qui, lo stiamo vedendo la copertina, ho visto che il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia Foti ha ascoltato tutta la conversazione pazientemente, arriviamo da lui e dagli altri ospiti, da Matteo Lepore, dal sindaco di Bologna e da Fabio Dragoni, tra poco, dopo un po' di... Reclama. Credo che siamo in onda... Mi piacerebbe sapere se siamo in onda, Sì, siamo in onda, eccoci, non abbiamo sentito la sigla. Bentornati e ben ritrovati. Ci hanno raggiunto in collegamento Tommaso Foti, presidente dei deputati di Fratelli d'Italia. Bentornato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Matteo Lepore, sindaco di Bologna, esponente del Partito Democratico. Ben rivisto anche a lei. Buon pomeriggio. È uno sfondo, come si chiamano? Un croma quello che vediamo dietro di lei? No, è vero, è tutto vero. Sono dentro un'area industriale di Bologna. Ah no, sembrava quelli preimpostati di Skype. Sì, dove anche la Jalapas Band ogni tanto faceva gli sketch quando eravamo giovani. Fabio Dragoni, grazie, la verità. Ben ritrovato anche quando a te. Quando suonava al citofono, ho vinto qualche cosa. Sulle cose importanti siamo sempre tutti d'accordo, incredibile. Io vorrei subito partire un attimo da Foti, però consentirete, perché oggi Fabrizio Roncone le dedica su 7, l'insetto del Corriere, un gustosissimo ritratto in cui lei viene di fatto definito come un capoclasse che risolve un sacco di problemi a Giorgia Meloni. Foti, il capoclasse che protegge Meloni dai suoi deputati, si elencano una serie di problemi innescati da alcuni membri del suo gruppo, e si dice che lei è sempre lì in filo diretto con la Presidente del Consiglio a mediare, alleggerire, cercare di evitare gaffe. Corrisponde il ritratto? Ma penso che ogni capogruppo abbia una funzione, che è quella non solo di verificare come i singoli deputati svolgono il mandato, ma anche di evitare che vi possano essere delle iniziative che nella legittima indipendenza che ognuno ha possano poi provocare equivoci, ecco, perché più che altro poi io vedo che ogni volta che si presenta... A cosa pensa? Qual è l'ultima cosa che ha dovuto, l'ultima mina che ha dovuto togliere dal cammino del governo? Beh, diciamo che ad esempio sulla questione del reato di tortura vi è stata una iniziativa parlamentare, peraltro legittima, ma che nessuno aveva poi inteso voler portare all'attenzione della Commissione, e subito ne è nata una serie di polemiche come se la legge fosse già in vigore. Sì, c'era stata la proposta di una vostra deputata, mi pare, di alcuni deputati rimuovere il reato di tortura. In realtà la vostra posizione è sulla rimodulazione, semmai tipicizzazione migliore del reato di tortura. Comunque, come fu sull'abuso d'ufficio. Tra i problemi che Foti ha tra le mani in questi giorni, come sa bene Elena Testi, c'è anche il MES. A tal proposito, Elena... Al proposito, abbiamo raccolto alcune voci della maggioranza e non solo, io ve le proporrei per farvi vedere che cosa ne pensa del MES la maggioranza in particolar modo. Il servizio. Sto in politica per il MES, io ho iniziato la politica con il MIS. Però il parere di Giorgetti non rischia di vedere. Ma il MES oggi 5 anni fa lei mi avrebbe fatto questa domanda. No, non esisteva il MES. Valuteremo col governo, visto che siamo parte del governo. Ma lei è a favore del MES o no? Ok, commissione al testo base, ma la maggioranza è assente.
Si parla molto del MES dopo il documento ieri redatto dal MEF. Oggi la maggioranza ha deciso di non partecipare in commissione. Io credo che il MES, fatti i dovuti approfondimenti, sia tempo di votarlo e ci confrontiamo poi in maggioranza su questo tema. Già ieri mi sembra che si sono confrontati anche con il MEF. Non rischia di esserci una spaccatura? No, questo no. Siamo però non soddisfatti del regolamento del MES perché non c'è nessun controllo da parte delle istituzioni comunitarie, in modo particolare da parte del Parlamento europeo, sull'attività del MES. Questa, questa è la tattica Salvini. La nostra opinione non è una cosa ignota. Cioè, valutare in maniera intelligente senza prendere posizioni perché ce l'ha chiesto qualcun altro. Basta. Se una parte della maggioranza lo voterà, potrebbe vedere il governo. Chiede se secondo lei alla fine verrà ratificato il MES oppure no? Non ho lo spirito del mago Telba. Tra maggioranza e opposizione ci sia il gioco delle parti, però oggi abbiamo fatto un passo avanti. Il MES intanto ha cominciato il suo iter parlamentare, il testo base è stato identificato, mercoledì della prossima settimana c'è il termine degli emendamenti, il 30 è previsto di andare in aula. Penso che però ragionevolmente non può che finire con l'approvazione del ratifico. Andiamo di un altro nome e vedremo come passa. Prima domanda per il mago Telma. Foti, lei si è autoaccostato al divino Telma, non l'avrebbe fatto questa redazione, non l'avrebbe fatto Fabio Dragoni, non l'avrebbe fatto nemmeno Lepore, l'ha fatto lei stesso, quindi per buono prendiamo l'accostamento, ma al netto di questo, considerato anche quanto accaduto e tornando seri in commissione esteri e quanto potrebbe accadere quando verrà coinvolto il Parlamento nella votazione della riforma del MES, pare che sia destinata a slittare, sarà ratificato o no? E quando Salvini dice la palla passerà al Parlamento, significa che poi, considerato anche che una parte della maggioranza può essere alla fine favorevole in chiave di negoziazione europea, c'è il Partito Democratico, c'è il Terzo Polo, ci sarà una parte di qualche altro gruppo misto o altri parlamentari, alla fine passerà. Intendete lasciare un po' la palla e fare come Ponzio Pilato nell'ottica della ratifica oppure ci mettete la faccia in uno o nell'altro senso? Ma guardi, io non so chi è Ponzio Pilato, so chi è Barabba, perché se lei va a vedere il MES, non solo è stato approvato nel 2012, ma stiamo parlando delle modifiche del 2021 e l'ha firmato Conte. Ed era un governo giallorosso e poi c'è stato il governo Draghi. E allora se era così importante come oggi si dice ratificarlo, come mai non l'hanno ratificato le maggioranze di due governi precedenti con la costante in entrambi dell'asse PD 5 Stelle, cioè di quello che dovrebbe essere il futuro campo largo? Ma le dirò di più. La notizia, anche se non è stata data, è che ieri in commissione esteri si è divisa l'opposizione, perché vi erano due testi, uno a firma del Partito Democratico, uno a firma d'Italia Viva. Alla fine diciamo che il Partito Democratico ha chiesto che venisse votato il suo testo, Italia Viva ha condisceso. Più Europa ha condisceso, ma i 5 Stelle si sono astenuti. Ed benissimo, oggi Conte dice, tirata d'orecchie ai vecchi governi e registrata spaccatura. Governi in cui c'era anche la Lega e Forza Italia. Diciamo. Poi ha citato il governo giallorosso. Nel primo no, nel governo giallorosso. In uno no. Sì, lei ha citato il governo giallorosso dove il centrodestra non c'era. Draghi, poi c'è stato Draghi. Tirata d'orecchie per chi c'era prima. Adesso voi che fate? Ratificate o no? Ma se gli altri hanno impegnato due anni e mezzo per non decidere, possiamo anche noi avere 8 mesi per decidere? Sì, e decidete che cosa, però, visto che doveva arrivare il 30 giugno.
No, guardi che il 30 giugno, visto che probabilmente qualcuno non lo sa, era una data indicativa per iniziare la discussione generale. Sì. Dato che siamo persone serie, a differenza di chi poi seriamente non si comporta, abbiamo evitato di fare pratiche ostruzioniste in commissione per cercare di rendere edotta la commissione e le altre commissioni, perché ve ne sono alcune anche in sede consultiva che dovrebbero esprimere il loro parere nei tempi giusti. Se poi, dopo aver detto in conferenza dei capigruppo, iscriviamo la discussione generale per il 30 giugno, ma se non è finito in commissione lo posticiperemo, qualcuno non vuole mantenere fede alla parola, allora se ne prenderà atto, si farà la discussione generale e poi la votazione però e i momenti della votazione li si decide secondo regolamento. Va bene, temo che dovremo aspettare ancora diciamo, qualche settimana per avere indicazioni in più. Passerei però per Dragoni chiedendo un aiuto, perché ricordando che stiamo parlando di una modifica nel regolamento, di quello che è un fondo che interviene quando uno Stato entra in crisi, fondo a cui l'Italia contribuisce per circa il 18% del capitale a disposizione, la polemica questa volta è stata innescata da un parere del capo di gabinetto del Ministero, un parere del Ministero dell'Economia e della Finanza, quindi di Giancarlo Giorgetti, che dice che approvare questa modifica non porta diciamo, danno all'economia italiana, anzi potrebbe consolidarla diciamo, agli occhi dei mercati. E quindi il problema, si è innescato una polemica nel governo, e Foti dice anche nell'opposizione, ma io ti chiedo nel governo o nella Lega, nello specifico, tra Giorgetti e Salvini? Ma allora, guarda, innanzitutto facciamo chiarezza per bene. Oggi si sta parlando di ratificare un trattato, la riforma di un trattato, che qualcuno ha adottato. La delibera di adozione di questo trattato è stata fatta, come ha detto giustamente Foti, da PD e Movimento 5 Stelle. Quindi oggi il Movimento 5 Stelle è quello che dovrebbe essere il più imbarazzato. Primo, perché si sta al momento astenendo da una cosa a cui ha detto sì, punto certo. Primo. Punto secondo, il centrodestra in quell'occasione votò compattamente per non adottarlo, quindi il centrodestra in questo momento sta andando nella stessa direzione con cui ha deliberato l'adozione. Ora veniamo al parere espresso, ho un fastidiosissimo ritorno. Sì, aggiustiamo il ritorno audio di Fabio Dragoni chiedendo a Fabio stesso però di portare magari il microfono, Fabio, più vicino alla bocca perché ti sentiamo okay, un po' scatti ogni tanto. Noi proviamo a risolvere il nostro. Vai. Benissimo, benissimo. Ora, il parere espresso dal capo di gabinetto Varone è stato un parere, a mio parere, molto maldestro. E spiego perché. È irrituale che un capo di gabinetto esprima una opinione. Se lo deve fare un ministero, lo fa il ministero con gli uffici competenti. Il capo gabinetto è un uomo macchina. Ecco, sì, avete bravo. Quindi, a mio parere, è un uomo macchina di cui Giorgetti si fida tantissimo, perché se lo ha portato dietro al mise. Quindi quel parere riflette anche il parere. Quindi si deve dimettere Giorgetti? No. Diciamo che quel parere è stato molto maldestro e molto fuori tema. Io penso che Giorgetti lo abbia letto e abbia detto: questo è il modo migliore per togliersi dall'imbarazzo. Però sono sincero, una gran figura non ce l'ha fatta, perché lì si è espresso chiaramente il Presidente del Consiglio e ha detto: a noi non interessa ratificare. Sì, e la linea è stata ribadita adesso dal Presidente del Gruppo Parlamentare alla Camera, Foti. Lepore, arrivo da lei. Chiudo. La mia previsione è che daranno un calcio al barattolo e andranno avanti questa cosa, perché giustamente, perché si deve dire di no a una cosa? Teniamola a bagnomaria. Attendiamo, logica attendista. Chiedo anche a Lepore se è d'accordo che alla fine finirà in questo modo, ma soprattutto che messaggio poi rischia di arrivare dal nostro paese
all'Unione Europea, siamo l'unico paese a non averlo ratificato, ratificarlo non vuol dire usarlo, abbiamo un sacco di partite sul tavolo, la prossima settimana è in programma un appuntamento europeo molto importante sull'immigrazione. Guardi, seguo il ragionamento che faceva Dragoni, tirare il calcio al barattolo per prendere tempo comincia a diventare lo sport preferito della Premier Meloni, perché potrei fare un lungo elenco, il PNRR mi sembra un enorme calcio al barattolo perché si sta prendendo tempo, il MES si sta prendendo tempo, il commissario sull'alluvione in Emilia Romagna si sta prendendo tempo, il provvedimento di cui abbiamo parlato anche con voi sulla casa è stato ritirato e viene ripresentato, il decreto sui migranti è stato ritirato e viene ripresentato. Avete usato molte metafore, ma visto che della Meloni si parla come una leader forte, a me per adesso sembra più retentenna. Credo soprattutto che non si debbano nascondere dietro al fatto che adesso governano loro, noi democraticamente siamo stati mandati all'opposizione e dobbiamo orgogliosamente fare il nostro mestiere, però adesso governare tocca a loro. Non capisco perché bisogna sempre dire che la colpa è dell'opposizione. Si assumono delle responsabilità. Il MES va ratificato e bisogna andare avanti perché l'Europa ha aiutato l'Italia. Ma perché non l'avete ratificato? Ma guardi che è inutile che lei continui a scaricare le colpe. C'era tre anni di tempo? Lei ha detto prima che i provvedimenti sono stati assunti dai governi che hanno avuto dentro anche il Partito Democratico e quindi noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto sia sul PNRR che sul MES. Voi non state tirando la palla in porta, mi dispiace che state perdendo molto tempo e questo tempo sta facendo male agli italiani e ai conti pubblici. Noi dobbiamo pregare che non succeda niente dal punto di vista finanziario, perché se dovesse succedere qualcosa dal punto di vista finanziario dovremmo andare in Europa di nuovo a chiedere aiuto e di certo non siamo nella posizione migliore per poterlo fare grazie al governo Meloni. Quindi io capisco che la leader Meloni voglia dimostrare in Europa che può battere i pugni sul tavolo e forse da un certo punto di vista sono anche solidale per certi temi su questo, però il modo giusto non è quello di non fare i compiti. I compiti vanno fatti anche perché l'Europa ci ha aiutato sul lavoro, sulla sanità. Vorrei aggiungere un altro elemento, diciamo, nel, mi piace questo confronto a due, no? Tra Foti e il sindaco Lepore, aggiungerei un elemento. Grazie a Elena Testi. Elena, com'è finita ieri sera sulla vicenda commissario post-alluvione? Allora, scusami Luca, ti rispondo in merito perché abbiamo appena incontrato il ministro Lollobrigida e abbiamo fatto proprio questa domanda sul commissario per quanto riguarda l'Emilia Romagna e ci ha detto questo, si passa alla fase di ricostruzione. Quando abbiamo chiesto le tempistiche sulla nomina del commissario, se ci fossero dei problemi all'interno del governo, lui ha smentito tutte le ricostruzioni giornalistiche, ha detto seppur legittime, e la tempistica sarà nel modo più idoneo possibile in base alla problematicità che abbiamo riscontrato. Foti, mi consentirà diciamo l'ironia, sembra un po' anche questo un barattolo, cioè quanto devono aspettare ancora per il commissario o è più rapida in questo caso? Bene, no? Iniziamo a mettere in ordine due o tre cose, perché diversamente non ci intendiamo. Allora, ieri non era un disegno di legge con la nomina del commissario, ma era un disegno di legge nell'ambito del nuovo sistema di protezione civile, atteso che alla Commissione Ottava Ambiente della Camera sono state incardinate due proposte di legge, una firma Trancassini, Fratelli d'Italia, l'altra firma Braga, Partito Democratico, sul punto. Il Governo ci aveva detto che avrebbe fatto avere un disegno di legge al riguardo, questo prima ancora dell'alluvione, quindi non c'entra assolutamente niente col tema dell'alluvione e del commissario, perché questo era un disegno di legge. È evidente che il commissario si sarà nominato, se e quando sarà nominato avrà il decreto legge invece. Andiamo al secondo argomento. Noi avremmo rinviato, non ho ben capito che cosa, sul PNRR abbiamo puntualmente adempiuto a tutte quelle che erano le questioni che abbiamo trovate irrisolte dal governo Draghi, perché giustamente quando un governo va in carica per gli affari correnti non può fare altro. Del resto è inutile che Lepore scrolli la testa, non è colpa mia se in quel piano c'era
lo stadio di Firenze e lo stadio di Venezia e sono state ritenute due opere che non potevano essere finanziate. Come sindaco di Bologna, di un territorio alluvionato, io non posso ascoltare che ancora siete qui a decidere se fare o no un commissario. È un mese che c'è stata l'alluvione. Io oggi ho firmato una determina di 8,5 milioni di euro per far partire i lavori sulla somma urgenza. Non so neanche se ci rimborserete questi fondi. Fateci sapere che cosa farete allora, per l'articolo Romagna, 18 l'ha letto, davvero, l'articolo 18 l'ha letto, l'articolo 18 del decreto legge l'ha letto. Ma lei pensa che io possa andare dai cittadini perché a Monterezza urgenza, dire che devono leggere no, insomma urgenza, insomma urgenza. No, quanti miliardi avete messo? No, io le dico di più. Lei dovrebbe dire, ma non lo dice che ancora oggi dopo 11 anni contrariamente a quello che avete detto, è in vigore lo stato d'emergenza per il terremoto, non solo la gestione commissariale. Ma e qui stiamo parlando di una vicenda che dura da 40 giorni, mi lasci finire. È una vicenda che dura perché l'avete preso come propongo una mozione d'ordine, finisce Foti, poi va Lepore, Foti. Ma vado subito alla conclusione, perché l'hanno preso come termine di efficienza. Qui abbiamo una situazione, sindaco Lepore, dove se lei avesse ascoltato tutte le audizioni, abbiamo addirittura dei comuni che non sono nell'elenco dei comuni alluvionati. Non li inserite per forza. Tant'è vero che ieri... Non lo sa come funziona allora. Perché ha chiesto alla Protezione Civile l'elenco dei comuni. Intanto noi stiamo la Protezione facendo Civile i cantieri, l'ha chiesto ovviamente nulla, ai comuni se avevano delle situazioni, ma eviti di dire cose che non esistono, perché sa benissimo come funziona. Se vuole la compagnia. Vieno addirittura dei comuni che erano impossibilitati a comunicarlo. Vi erano dei comuni che erano impossibilitati a comunicarlo, sindaco, e non a caso noi ieri in commissione, sa come abbiamo concluso? Guardi che ci sono comuni isolati perché non hanno i soldi per riparare le strade. Foti però deve concludere perché così l'Epore replica. Stiamo parlando di trasmettergli i dati, lei lo sa benissimo, non si portano a mano i dati. Allora abbiamo chiesto gentilmente di seguire la procedura anche posticipando un attimo la trattazione degli emendamenti per far sì che tutti i comuni alluvionati possano essere correttamente ricompresi. Lepore, mi pare che Foti ripercorra in qualche modo le dichiarazioni del sottosegretario Bignami, no, dell'altro giorno, cioè vi fidereste di Schlein, vi fidereste degli amministratori che non ci hanno fornito un elenco di spese dei comuni che non sono ancora in grado, quindi serve tempo. Guardi, io non commento le parole di un intermediario come il signor Bignami, parlo di quello che la Presidente del Consiglio ha detto quando l'abbiamo incontrata a Palazzo Chigi. Ha detto che il 100% dei danni sarebbero stati rimborsati, che ci sarebbe stato un tavolo permanente, che presto ci sarebbe stato il commissario. Noi abbiamo chiesto una norma sulla somma urgenza e un fondo da 500 milioni di euro. Il ministro Salvini si è reso disponibile. Sì, però poi Musumeci ha anche detto che il governo non è un bancomat, no? Devo dire che sono passate settimane, abbiamo visto dichiarazioni politiche di alcuni intermediari. Noi vogliamo parlare con la Premier Meloni perché è lei che si è presa degli impegni. È da un mese che noi abbiamo visto l'alluvione e intanto gli unici cantieri che sono partiti li hanno finanziati i comuni. Comuni che hanno bilanci da 3, 10, 15 milioni di euro che finiranno per fallire se non c'è una norma che li sostiene. Io come città metropolitana oggi metto le risorse che non dovrei mettere perché le tolgo alle scuole e alle manutenzioni ordinarie. E qualcuno oggi si deve assumere la responsabilità di decidere. Il governo non è in grado. Scusi, lei teme davvero che le possano non tornare indietro le cifre che lei oggi sta spendendo in emergenza, togliendole, dice, da scuole e manutenzione ordinaria? Sta scherzando, l'ha visto questo governo come sta trattando l'Emilia Romagna? Per il terremoto Errani è stato fatto commissario dopo pochi giorni, è passato un mese e non sappiamo neanche quale sarà la struttura commissariale. Le imprese al 90% sono già ripartite, non sanno se potranno aggiustare la strada di fronte al proprio ingresso. Le imprese stanno già andando via in alcuni territori. Noi ci possiamo fidare in questo momento di un governo che non decide?
Guardi che è una cosa che tutta la comunità delle Emilia-Romagna sta chiedendo. Ma è gravissimo quello che sta dicendo. Tutte le è gravissimo. Di ogni colore politico. Perché lei ha un ruolo istituzionale. Lei ha un ruolo istituzionale. Anche lei se lo ricordi, perché non state decidendo. Io infatti faccio il relatore su un provvedimento di legge che è questo e lo faccio proprio a livello istituzionale e non politico. Foti, lei ha detto prima che non si fida del governo, quando questo governo dopo due giorni ha adottato un decreto legge da 2 miliardi e 200 milioni. Ma lei lo rassicura, Lepore, i soldi spesi oggi verranno restituiti, questo lo possiamo fare? I soldi che vengono spesi in somma urgenza vanno innanzitutto rendicontati. D'accordo? Quindi non c'è nessuna garanzia. Allora noi abbiamo tre livelli, perché io c'ero alla riunione, noi abbiamo tre livelli. I tre livelli sono, primo, quelli che sono i lavori di somma urgenza. Quelli che sono lavori che fatalmente vanno molto più avanti, che sono la risagomatura di alcuni territori, perché in alcuni posti non si possono ricostruire le strade probabilmente sulle stesse tratte in cui quelle strade insistevano. Quarto, in alcuni territori le frane sono ancora in corso. Allora, mi pare di capire che le visioni sono comprensibilmente diverse e trovare, Fabio Dragoni, mi rivolgo a te, un punto di contatto se non nella necessità che entrambi i nostri ospiti politici hanno di aiutare le popolazioni che stanno vivendo questo dramma. Oggi ospite di Gaia Tortora a Omnibus, Stefano Bonaccini, il presidente dell'Emilia Romagna, che è stato a lungo impredicato di essere anche commissario per straordinario per questa fase, no? Anche per la fase post-alluvione, ha detto servono con urgenza 1,8 miliardi e il computo dei danni complessivo è di 9 miliardi. Foti ci ricorda che serve una rendicontazione, che il governo ne ha messi 1,6, 1,8, insomma la cifra che è stata spesa, 2 miliardi. E quanto c'è però di battaglia politica, Fabio, in tutto questo? Quando perché parlavamo della concordia, sembravano andare d'amore d'accordo. Ma la concordia mori fanciulla in questo paese. Quanto c'è di elemento politico rispetto alle elezioni regionali che si terranno anche il prossimo anno 2024 nella regione Emilia-Romagna? Dall'una e dall'altra parte. Mi sembra che ci sia tanto. Ovviamente tutti sanno che io non sono un simpatizzante del centro-sinistra, sono un simpatizzante. Ma dai, lo apprendiamo oggi. vi ho dato questo. Detto questo, sono sincero, le dichiarazioni del ministro Musumeci mi hanno confuso. Perché dire questo governo non è un bancomat alle amministrazioni locali mi sembra un'espressione inappropriata per un ministro, direi sì, inappropriata. Credo che tutti siano in buona fede, credo che il governo abbia tutto il diritto di nominare un suo commissario, non necessariamente deve essere il presidente di regione, spesso la prassi è stata questa, ma non necessariamente sempre è stata questa. Però ecco, a un mese di distanza quel nome io vorrei vederlo, ecco. Quindi sotto questo aspetto non mi sento di dire che il governo sia esente da colpe, devo dirlo, questo per onestà intellettuale. Anche perché i nomi fatti sono due, Vadalà, generale della Forestale, i nomi che circolano quantomeno, Giuseppe Vadalà e il capo di cabina di regia per l'emergenza idrica, Nicola Dell'Acqua, con il generale Francesco Paolo Figliuolo che a più riprese, ecco stiamo vedendo le foto dei due profili indicati, entrambi di alto valore, sono più volte, no, insieme a Figliuolo, messi nel dibattito politico. Foti e Lepore, brevissimamente sul punto. Guardi, io non mi pronuncio sulle persone, anche perché è una decisione del governo e qualsiasi decisione assunta dal governo sicuramente sarà fatta con ponderazione, attenzione e intelligenza. Quindi per me il commissario può essere tecnico o politico, ho sempre detto l'importante è che il commissario, quando verrà nominato, abbia struttura e mezzi per poter intervenire, perché un commissario
che non ha mezzi non fa nulla. Lei si fida, questo devo quello per me pari son, per citare un vecchio elemento d'opera lirica. Lepore? Beh, stiamo parlando tutti di alto profilo, certo, di alto profilo. Stato, non stiamo certo. Parlando... Lepore? A questo punto bisogna essere pragmatici, il commissario lo deve nominare il governo, lo scelga in fretta. Io sono molto preoccupato del fatto che se dovesse venire scelto adesso non avrebbe i mezzi. Noi è da un mese che aspettiamo che il governo stanzi le risorse, perché anche i 2 miliardi di cui si è parlato il primo decreto, in realtà sono 200 milioni di euro. Noi con quei soldi non ci possiamo fare granché. Dobbiamo riparare le strade, questa è la priorità. Controreplica a Foti. No, scusi, non possiamo dire che sono 200 milioni dimenticandosi che ci sono la cassa integrazione per i lavoratori, sia stagionali che dipendenti. Lo chieda alle imprese, che hanno detto che hanno espresso tutti un parere critico nei confronti di quello che avete fatto. No, guardi anche settori che ordinariamente non votano tutte. Per noi. Mi pare molto male informato. Allora, volevo portarvi su un altro tema, perché abbiamo presentato Foti, introducendolo come l'uomo che risolve i problemi in aula a Giorgia Meloni, e da come ha lottato anche oggi potete farvi un'idea del perché Fabrizio Roncone abbia scritto questo ritratto. Però tra le beghe che dovrà affrontare c'è anche l'affaire Santanchè. Elena Testi, ci sono novità? Allora, oggi in merito è intervenuto Riccardo Molinari, che ricordo essere capogruppo alla Camera della Lega, che ha detto questo: quando sarà il momento verrà in Parlamento a spiegare le sue ragioni, la Santanchè che si è detta tranquilla e aspettiamo che il Ministro si spieghi le sue ragioni, ma i processi non si fanno in televisione. Abbiamo provato anche a chiedere prima al Ministro Lollobrigida, ma non ha risposto in merito, ha tirato, come si suol dire, dritto verso il convegno. Vediamo se all'uscita anche lui ci dirà qualcosa. Ricordiamo come fa il sito del Corriere in questo momento, che la polemica attorno alla ministra del turismo segue un'inchiesta di Report sulle attività da imprenditrice della ministra, i rapporti con i dipendenti, l'uso della cassa integrazione, insomma i temi sollevati dall'inchiesta giornalistica sono molti. Ricordiamo anche, sempre a titolo del Corriere, che Santanchè ha annunciato querela e che, ci diceva Elena Testi, si è detta tranquilla. Foti, nessun problema da questo punto di vista, perché oggi i giornali invece erano pieni dei timori di Giorgia Meloni, si diceva che Giorgia Meloni avesse detto: Daniela, sicura che questa cosa non possa diventare un problema per te e quindi per il governo? Io ho molto rispetto del giornalismo d'inchiesta come delle inchieste. Però le sentenze non si fanno, e neanche i processi, a senso unico. Mi pare che il servizio che è stato mandato in onda fosse un servizio, a mio avviso, squilibrato. In ogni caso, nel momento in cui la senatrice Santanchè annuncia una querela nei confronti di coloro i quali hanno prodotto questo servizio, penso che, come si è rispettato da parte di molti e preso come oro colato quello del servizio, si debba prendere anche con la dovuta attenzione quella che è un atto di querela. Sì, ricordiamo che il reporter Sigfrido Ranucci e il collega che ha realizzato questa inchiesta hanno più volte sollecitato anche in itinere di servizio una dichiarazione, una presa di posizione della stessa ministra, però... sto al punto, qui nessuno vuole emettere sentenze, lei lo sa, ci viene a trovare per fortuna spesso, e nessuno vuole entrare nel merito giudiziario. C'è un tema però di opportunità politica. Secondo lei, per opportunità politica, la ministra dovrebbe riferire in aula oppure no? Come chiede l'opposizione. Guardi, io sono molto chiaro su questo punto. Penso che i ministri, come i sottosegretari, ma come gli stessi parlamentari, debbano rispondere delle azioni che commettono come parlamentari, come ministri. Ma riferire in aula su vicende personali e private effettivamente è una questione nuova che non avevo mai sentito. Anche il regolamento della Camera, per dire la verità, lo esclude. Lepore, è una vicenda personale quella della ministra Santanchè? Certo. No, purtroppo, per fortuna, chi ha dei ruoli politici difficilmente può esimersi da
da chiarire, però io sono un garantista, quindi non voglio in questo momento prevaricare anche il ruolo che ho. Vedo che le opposizioni hanno chiesto di riferire in aula, penso che comunque chiarire sia sempre utile. Fabio Dragoni? Ma tutti fanno il loro mestiere, l'opposizione ovviamente intravede la possibilità di mettere il governo in difficoltà su una posizione di questo tipo, la ministra Santanchè ha tutto il diritto di comportarsi così come si sta comportando. È evidente che comunque quando si è ministri e il Parlamento chiama, non presentarsi non è proprio il massimo, quindi questo va detto, però ci sta nel gioco delle parti e della politica. Allora, ultimo direi punto che vorremmo lanciarvi è il titolo, questa volta lo prendo da Repubblica.it, che ci porta a Milano, la decisione del Tribunale di Milano, maternità surrogata, il Tribunale di Milano dice no alla trascrizione di figlio di due papà, sì per i nati da due mamme con fecondazione assistita, anche se in realtà dice che sì perché sarebbe necessario un altro iter giudiziario. Io volevo chiedere a Foti quello che abbiamo chiesto in apertura a Antonio Padellaro, perché la decisione di oggi del Tribunale di Milano arriva dopo quella di Padova con i 33 bambini a cui non sono più riconosciuti i loro due genitori, e però queste iniziative dei tribunali, dei procuratori, arrivano dopo che Fratelli d'Italia, no, ha presentato e la legge sul reato universale gestazione per altri e che il Ministero per l'Interno ha fatto una circolare ai prefetti dicendo, siamo a gennaio, a inizio dell'anno, dicendo ai prefetti smettete di registrare i figli nati da unioni tra due donne o due uomini. Le cose si potrebbe metterle in relazione, invece lei mi dice che non c'è relazione tra l'indirizzo del governo e la scelta giudiziaria? No, guardi, purtroppo c'è una spiacevole omissione nella sua narrazione, che vi è stata una sentenza della Corte di Cassazione a sezioni citata riunite, oggi proprio dal Tribunale di Milano, che ha deciso in modo inequivocabile che la trascrizione non può essere fatta. Dopodiché mi pare ovvio che nel momento in cui arriva una sentenza della Cassazione che si pronuncia in modo così determinato a riguardo, soprattutto per quanto riguarda le motivazioni, perché non ci sono solo le decisioni che bisognerebbe leggere, ma anche le motivazioni, allora si apre una fase diversa. Questa fase diversa è che i prefetti debbono necessariamente dare informazione ai sindaci di questa sentenza della Cassazione, che ribadisce peraltro un principio giuridico, perché la maternità surrogata, anche qui bisogna dirlo, è vietata in Italia. Noi l'abbiamo prevista come proposta di legge ampliata per renderla un reato universale, per evitare di creare una discriminazione tra coloro i quali se la vedono vietata in Italia e quindi rispettano la legge italiana e coloro i quali bypassano la legge italiana e lo vanno a fare all'estero. Lei sa meglio di noi, Presidente Foti, che l'istituto del reato universale si presta a molte difficoltà anche dal punto di vista applicativo, a prescindere dalla materia in cui venga poi calato singolarmente, ma non abbiamo né il tempo né il modo per affrontare il dibattito. Mi interessa però un punto che ha sollevato la ministra Roccella, la ministra per la famiglia, ospite di Peter Gomez, parlando della situazione di tanti bambini che sono in questo momento figli di due mamme, figli di due papà, hanno due mamme, hanno due papà, proponendo una sorta di provvedimento ponte che congeli la situazione per le famiglie che hanno già dei figli, due papà o due mamme, e immagino anche per le situazioni in itinere, no? Perché ci stanno anche dei percorsi, delle gravidanze che stanno camminando nello stesso momento in cui sono in discussione i provvedimenti che il governo e il Parlamento poi sottoporranno a voto e a giudizio anche dell'opinione pubblica. Lei è d'accordo per questo tipo di provvedimento che non chiamerei sanatorio e condono, perché trattandosi di persone, almeno i figli che hanno già delle famiglie potranno continuare ad avere una famiglia, diciamo, formalmente riconosciuta senza deleghe per prendere i figli a scuola? Guardi, qui c'è una vicenda che potrebbe anche riguardare una modifica che io penso diventi abbastanza necessaria e urgente delle procedure per l'adozione, perché in alcuni casi sono faraginose ed è inutile negarlo.
se la ministra Roccella ritiene di presentare a nome del governo un disegno di legge nel senso che dalle agenzie risulta, non vi è difficoltà da parte del gruppo di Fratelli d'Italia di esaminarlo con la serenità che ci appartiene. Lepore, questo sarebbe, diciamo, un avanzamento rispetto anche alle critiche che voi avete mosso in queste, voi e la segretaria del PD Elly Schlein avete mosso al governo su questo tema? Noi sindaci da più di un anno che chiediamo che i bambini vengano messi al primo posto. Questo significa anche rispettare quello che dice un'altra sentenza, quella della Corte Costituzionale. Quindi è molto importante che ci sia in Italia finalmente una legge che permetta di adottare da subito, senza distinzioni fra coppie omogenitoriali e etero. È molto importante. Noi proponiamo anche l'istituto del matrimonio egualitario. Pensiamo che sia finalmente necessario fare una discussione parlamentare giusta e sacrosanta. Se il centrodestra finalmente riconosce che c'è un vulnus giuridico per cui ci sono sentenze fra di loro contraddittorie... No, non c'è vulnus giuridico. Le procure, i sindaci, come dicono molto chiaramente anche queste ultime sentenze e anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha detto che occorre una legge sull'adozione, noi siamo contenti che si inizi a discutere di merito e di produzione di leggi che vanno nella direzione di tutelare i bambini. Tutto il resto ci interessa poco, noi sindaci interessa questo, che i diritti dei minori vengano tutelati. Grazie al sindaco Lepore. Grazie. Voglio solo precisare che non c'è nessun vulnus giuridico. L'avevamo si era sentito. Si era ben inteso a casa, l'avevano ben inteso. Grazie a Tommaso Foti, grazie a Fabio Dragoni. Pubblicità e Rosy Bindi credo sia già pronta in collegamento. Giusto? Sì. Molta sanità. È giusto, reclamo. C'è la manifestazione CGIL. Eccola. A tra poco, presidente Bindi. Eccoci di nuovo in studio, vedo in collegamento, la salutiamo per bene, Rosy Bindi, nostra ospite, è stata ministra della Salute, è stata presidente del Partito Democratico, della Commissione Antimafia. Oggi ospite, presidente Bindi, direi proprio in virtù delle sue battaglie per la sanità pubblica. Domani CGIL e 60 associazioni manifesteranno per sensibilizzare l'opinione pubblica e il governo, i legislatori, rispetto alla situazione dei nostri ospedali, dei nostri medici e appunto della sanità pubblica. È una manifestazione che lei condivide? Sì, la condivido. L'associazione della quale sono presidente onorario è tra le promotrici di questa manifestazione. Ci sarò presente e come associazione prenderemo la parola. Ritengo che sia una manifestazione quanto mai necessaria perché la sanità pubblica è una delle grandi conquiste del nostro paese che purtroppo stiamo perdendo perché si sta indebolendo e noi vorremmo evitare con questa manifestazione prima di tutto la disattenzione della politica e poi vorremmo invitare tutti, operatori del sistema sanitario e cittadini, a non rifugiarsi nelle scelte privatistiche, individualistiche, che magari stanno prendendo campo tra i medici che abbandonano il Servizio Sanitario Nazionale e magari le strutture pubbliche vanno verso le strutture private, molti cittadini che rischiano di affidarsi alle assicurazioni o ai fondi integrativi e sostitutivi e perdono la fiducia invece in una grande opera nazionale che, finanziata dalla fiscalità generale, applica il principio della Costituzione. Ciascuno usufruisce del sistema sanitario in base al bisogno e contribuisce al suo costo in base alle sue possibilità. A nessuno va richiesta la carta di credito e neanche il 740, perché il sistema sanitario non si arricchisce sulla malattia delle persone, non si limita a rimborsare le malattie, ma dovrebbe produrre salute attraverso i propri servizi. Se perdiamo questa grande opera, perdiamo qualcosa di molto importante, perché la salute forse è il presupposto di tutto il resto. Se non siamo in salute non si lavora, non si studia, non ci si innamora, non si fanno figli, non si fanno neanche le vacanze. Ecco, quindi penso che questo dovrebbe essere un po' la preoccupazione di tutti. Domani saremo in tanti, non saremo tutti,
e a me questo dispiace molto, perché io penso che al di là di alcune divisioni che ci sono, noi dovremmo provocare una grande unità su questa difesa di una grande opera pubblica nazionale, di un grande bene comune. Anche se ci distinguono alcuni aspetti, ora è il momento di fare la lotta comune per l'essenziale della sanità. Senta, pubblica. Presidente Bindi, il punto sulla sanità, non l'unico, in realtà è le risorse, no, che dalla fiscalità generale si mettono sul tema della spesa sanitaria. Durante la pandemia c'eravamo illusi che si potesse, diciamo, crescere, no, puntare davvero sul sistema sanitario nazionale, e invece, no, la finanziaria successiva, anche quella del governo Meloni, ha certificato che si andrà in realtà a calare, no, nella curva del rapporto tra spesa sanitaria e PIL, e però non è certo una esclusiva di questo governo in carica da meno di un anno. Anche i precedenti non avevano certo brillato, questo lo si può dire, anche i precedenti di cui anche il centrosinistra era azionista. Sì, mancano risorse finanziarie al Servizio Sanitario Nazionale da molti anni. Per verità, diciamo, per un'affermazione di realtà, per essere diciamo, davvero corretti nei confronti di tutti, io vorrei ricordare che governi di centro-sinistra allo stato puro non ce ne sono stati molti negli ultimi anni, soprattutto dopo la crisi del 2008, dopo che il disastro economico e finanziario costrinse tutti a sostenere il governo Monti. Se facciamo esclusione del governo Renzi, in realtà tutti i governi successivamente sono stati governi di coalizione. Quindi prendiamoci tutti un po' di responsabilità, ricordando dove è il vizio di origine, però, perché non solo con i governi della destra che hanno portato al disastro finanziario il paese, si è dovuto ricorrere poi a degli interventi pesanti sul bilancio pubblico, ma in quegli anni sono stati messi i tetti di spesa, si è impedito il turnover del personale, si è andati ad incidere soprattutto sulla risorsa più importante, che è appunto quella del personale. Ora noi dobbiamo invertire la rotta, perché dopo il Covid le spese sono aumentate, non c'è una regione che possa vantarsi di tenere il bilancio in ordine se il governo non restituisce le maggiori spese a causa del Covid. Poi bisogna sicuramente investire di più, adesso arriveranno i soldi del PNRR, a parte che non abbiamo ancora capito come ha davvero intenzione di spenderli il governo, se ha intenzione di rispettare le linee date precedentemente con interventi soprattutto nella sanità territoriale, ma quelli saranno investimenti, e se non aumenterà la spesa corrente non ci saranno i servizi, non ci sarà il personale. Sì, anche per dare un po' per dare anche qualche sostanza, cioè quanto un governo investe è anche dato in rapporto a quanto è il nostro prodotto interno lordo, perché c'è una spesa che viene effettuata o programmata, certo, per la sanità, e poi c'è un prodotto interno lordo, c'è un numeratore, un denominatore, e la nostra spesa per la sanità calerà, tornerà a livelli pre-pandemia. Per quanto i soldi ci possano mettere, siamo davanti all'inflazione, siamo davanti a una congiuntura economica molto sfavorevole, capitale finanziario ed economico che diminuisce, capitale umano che poi fugge, manca. Abbiamo con noi, per dare anche sostanza, Presidente Bindi, alla storia che raccontiamo, Francesca Zoppi, che torna a trovarci. Lei è un'infermiera, 26 anni, eccola. Buon pomeriggio, dottoressa Zoppi. Lei lavora a Bruxelles in un reparto di cardiologia, è italiana. Sì. Prima di trasferirsi a Bruxelles ha avuto delle esperienze professionali in Italia. Come sono andate, dottoressa? Allora, salve a tutti, io sono Francesca, sono un'infermiera italiana che si è trasferita all'estero. Nel 2019, dopo essermi laureata, ho fatto un'esperienza di 2 anni in Italia, sempre nell'ambito ospedaliero, e da lì ho deciso di trasferirmi, perché in Italia ero scontenta e demotivata, non vedevo una possibilità di crescita a livello della mia carriera
e soprattutto non vedevo la possibilità di crearmi una vita privata e familiare al di là dell'ambito dottoressa, lavorativo. Le esperienze che ha avuto in Italia erano, mi corregga se sbaglio, attraverso agenzie interinali, cioè erano somministrazione. Sì, perché nel 2019 non c'era un concorso pubblico, quindi mi sono affidata a agenzie interinali che ti cambiavano, facevano contratti mensili e ti cambiavano di reparto anche ogni settimana e quindi non c'era neanche una continuità di cura del paziente. Farei su questo subito una domanda a Rosy Bindi, perché in effetti nella sanità, non solo nella sanità, c'è stato e c'è a lungo una forte esternalizzazione, no, del carico del lavoro a danno evidentemente, sì, sia del servizio che del lavoratore. Una forte esternalizzazione che è incominciata con i servizi di cucina, di pulizie e che progressivamente si è allargata al personale, che come dicevamo prima è la risorsa più grande del sistema sanitario. È evidente che si perde quel rapporto medico-paziente che è fondamentale per un professionista ed è fondamentale per il paziente, chiaramente. La demotivazione alla quale la dottoressa accennava riguarda gli infermieri, tutte le professioni sanitarie e anche i medici, perché sono meno pagati che gli altri paesi europei, perché sono sottoposti a turni di lavoro spesso non, diciamo, difficilmente sopportabili, perché mancano in tutti i settori per quanto riguarda le infermiere, per esempio questa ostinazione a non fare una formazione specialistica anche per loro. Fare l'infermiere in sala operatoria non è la stessa cosa che fare l'infermiere in un distretto o fare assistenza domiciliare, e questo cambiamento continuo toglie anche quella identificazione del personale con il servizio pubblico, oltre che andare a un grande danno e a portare delle carenze numeriche importanti. Io diamo due dati prima di tornare da Francesca e dalla Presidente Bindi. Cartello 1, SOS infermieri cercansi, 65.000 gli infermieri che mancano, e questo è un dato, 18.000 gli infermieri andati all'estero in 3 anni. Poi cartello 3, medici, visto che Rosy Bindi ha parlato anche dei medici. Nel 2024 in Italia ci saranno 40.000 medici in meno, è una stima, anche per ragioni economiche, di retribuzione economica. Posso chiederle, dottoressa Zoppi, di quanto è più felice la sua busta paga da quando lavora fuori dall'Italia? Sì, in Belgio con 0 anni di esperienza e senza il turno di notte parti da un salario di 2.400 contro i 1.400 che... lo stipendio dell'Italia. Presidente Bindi, servono soldi da questo punto di vista, no? Anche per dare motivazione e retribuzione a questi professionisti della sanità. Dove dovrebbero essere presi, secondo lei? Ma i fondi vanno presi dalla fiscalità generale, è una scelta della politica. L'allocazione delle risorse dipende sempre dalle scelte che fa la politica. È vero che noi continuiamo ad essere in una fase di difficoltà nel nostro paese, ma le priorità sono assolutamente fondamentali da stabilire in un bilancio. Ora non credo che si possa passare in un anno dal 6% sul prodotto interno lordo italiano al 9% della Germania e della Francia. Non lo potremo fare in un anno, ma la linea di tendenza deve essere invertita. Il governo deve essere chiaro. E invece io non so se abbiamo recuperato un cartello, invece nel documento economico e finanziario la linea invece è in discesa rispetto al fabbisogno ed è in discesa rispetto allo stanziamento effettivo. Quindi che cosa vogliamo fare? La domanda è: lo lasciamo morire in silenzio? Ci rassegniamo? Ciascuno di noi prende la propria strada? I professionisti e i cittadini? Vogliamo fare insieme una scelta? Io penso che siamo ancora in tempo, se progressivamente si inverte la tendenza. Senta, se si combattono Bindi, gli sprechi, voglio se si lasciano una cosa per strada le follie come la
autonomia differenziata. Guardi, mi ha anticipato, esempio, perché io volevo chiederle una cosa. Se questo suo piano, cioè ciò che serve per invertire, abbiamo anche un altro cartello, il cartello 2, no, che ci ricorda quanti infermieri per abitanti abbiamo. Infermieri ogni 1000 abitanti, 5,7 in Italia, 11,8 in Germania, 11,1 in Francia, 8,4 nel Regno Unito. Per invertire questi dati, cioè, diciamo, per migliorare la performance italiana in questo cartello, onorevole Bindi, presidente Bindi, si può cercare di migliorare quel cartello e contemporaneamente immaginare l'autonomia differenziale che ha proposto il governo, e però anche un sistema di fiscalità che mira, se non realizzata adesso, che mira alla flat tax, ad esempio, cioè all'aliquota unica? Ecco, quelle sono due bizzarrie, peraltro incostituzionali entrambi, che potrebbero rappresentare il colpo finale al nostro sistema sanitario. Per quanto riguarda la flat tax, è evidente che verrebbero a mancare le risorse. Si combatta per l'evasione fiscale, che è molto alta in questo Paese, si faccia più giustizia attraverso magari anche alcune riforme, e soprattutto, appunto, ricordiamo a tutti che le assicurazioni e i cosiddetti fondi integrativi non sono a costo zero, perché ciascuno di noi che ne vorrebbe usufruire potrebbe detrarli dal pagamento delle tasse. Se quelle detrazioni fossero investite nel sistema pubblico per tutti e non per privilegiare alcune categorie rispetto ad altre, sicuramente ci sarebbero più risorse per il nostro sistema. Presidente Bindi, lei che è stata Ministro della Salute ha forse dei dati su questo, degli elementi su questo. C'è, sì, diciamo, l'adesione a un sistema di massa, a un sistema di assicurazioni, potrebbe anche spingere in su i prezzi delle prestazioni sanitarie, ovviamente. Assolutamente, perché le assicurazioni guadagnano sulla malattia, non sulla salute. E in tutti i paesi dove ci sono le assicurazioni, per esempio, non c'è prevenzione, perché non ci sono gli screening per il tumore. I tumori del seno a Manhattan sono molto più alti di quanto lo siano in Italia, e in America si spende il 15%, il paese, tra spesa pubblica e spesa privata, spende 3 volte tanto quello che spendiamo noi in Italia. E tutto questo perché le assicurazioni guadagnano sulla malattia. Allora, è una scelta politica questa, compreso il fatto dell'autonomia differenziata. Ci sono due elementi che ci porterebbero al disastro. Il primo è che le regioni più ricche rivendicano di poter dare soluzioni a problemi che sono problemi di tutti. La carenza dei medici di medicina generale o dei medici di pronto soccorso, per esempio, è una carenza di tutta l'Italia. Perché uno dovrebbe chiedere autonomia differenziata per risolverli a casa propria e non adoperarsi per risolverli in ogni parte del paese? Le chiediamo rapidità, La seconda è che si chiede autonomia differenziata, per esempio, per introdurre il secondo pilastro del finanziamento, appunto le assicurazioni. Il che vuol dire che alcune regioni d'Italia, in particolare quelle più ricche e quelle del nord, e che fanno, insomma, facciamo un calcolo di circa 20 milioni di abitanti, se ne andrebbero di fatto dalla solidarietà nazionale per la sanità pubblica. E questo io credo che non ce lo possiamo permettere. Allora, siamo ancora in tempo se la politica inverte la tendenza. E siamo ancora in tempo anche a investire nel capitale umano e non fare in modo che le nostre professioniste e i professionisti, certo, della sanità vadano all'estero. Dottoressa Zoppi, prima di salutarla, lei a che condizione sarebbe disponibile a rientrare in Italia, se sarebbe disponibile? In questo momento è molto difficile tornare indietro, perché le qualità, appunto, dell'infermiere di vita sono completamente differenti. Abbiamo molte più agevolazioni, molte più. Il sistema belgio sanitario tiene molto di più conto delle esigenze private del suo dipendente. Mi pare di capire che non se ne parla a breve termine. Speriamo di poter riavere lei e altri suoi colleghi nel nostro paese, anche perché
con il quadro che lei ci ha fatto, la competitività nostra, del nostro sistema sanitario, purtroppo si sta sgretolando. Grazie Francesca Zoppi, grazie. Nell'eccellenza del sistema sanitario che noi raccontiamo e di cui parleremo sempre anche con Maurizio Landini tra poco, col segretario della CGIL, a proposito di chi sarà in piazza domani. Grazie Rosy Bindi, buon lavoro, a presto. Grazie a voi. Pubblicità e torniamo con Landini. È pronto Landini, sì. .16.02 in diretta, si è seduto sul nostro divano rosso Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, ben rivisto. Tra poco con lei parleremo di sanità e della manifestazione che si terrà domani a Roma. Abbiamo iniziato a impiattare il tema anche con Rosy Bindi nel blocco precedente, ma prima, siccome è stato approvato il decreto lavoro al Senato e ora passa alla Camera, doveroso è parlare delle condizioni di lavoro in Italia e ci arriviamo, segretario, facendole vedere un estratto di un servizio di Irene Buscemi. Siamo nelle cucine dei ristoranti. Irene Buscemi. Buona. Sì. Ma chi è lo chef? Gli posso fare i complimenti? Brava. Ti volevo fare i complimenti, sei davvero bravo. Ma non sei romano? No. Dove sei? Bangladesh. Noi facciamo 12-13 ore, però spezzati. Io lavoro 9 ore. Ti pagano 1.500? Sì. Tu sei messo in regola e tutto. In regola diciamo solo part time. No? Però poi lavori full time. Ma tutti così fanno. Meglio di niente. In nero, ho lavorato pure io in nero. 10 anni in nero. Dove la paga? E che cosa fai? Parliamo di distinzioni. Noi abbiamo scelto i ragazzi dei Bangladesh perché sono più sorridenti, più carini. Alcune delle persone che ha intervistato la nostra Irene Buscemi, il servizio è stato girato a Roma, sono persone che nelle statistiche risultano occupate. Perché quando noi leggiamo è aumentato il numero delle persone occupate. E anche in regola. E in regola con quella qualità del lavoro, cioè lavorando formalmente per 4-5 ore, in realtà ne lavorano 12 e vengono pagate, facendo il saldo, poche ore, pochi soldi a termine lavorativo. Decreto lavoro che parla a queste persone, cartello 5, assegno di inclusione con addio al reddito di cittadinanza come l'abbiamo conosciuto, allentamento dei vincoli dei contratti a termine, tagli al cuneo fiscale, proroga del lavoro agile da casa per i lavoratori fragili, sorge a fringe benefit più alta, via libera al Senato, se ne parlerà alla Camera. Mi dice che giudizio dà lei come segretario della CGIL di questo pacchetto? Noi diamo, se escludo il taglio del cuneo contributivo, che è una nostra richiesta, però è temporanea perché vale solo per 6 mesi, e quindi non è strutturale, non abbiamo la certezza che il prossimo anno... Servono 11 miliardi per renderlo strutturale. Comunque, siamo solo di fronte a un provvedimento temporaneo che copre da luglio a dicembre, e da tempo è una richiesta nostra che diventi strutturale. Se si esclude questo punto, il resto è un giudizio molto negativo, perché siamo di fronte ad un decreto che aumenta la precarietà. Voi non avete indicato, ma c'è un'altra cosa, sono i voucher, l'estensione dei voucher nell'agricoltura, nel turismo, proprio in settori che tra l'altro in questo periodo siamo nel boom del turismo nel nostro paese. E da un certo punto di vista questi provvedimenti, insisto, non fanno altro che aumentare la precarietà nel lavoro, perché liberalizzare i contratti a termine vuol dire questo, estendere i voucher vuol dire non applicare le norme contrattuali. E quindi per noi è necessario affrontare altro. E come lei diceva, vorrei dare un dato, nel nostro paese sono 3 milioni i cosiddetti part-time involontari, cioè gente che lavora meno ore non perché l'ha scelto, ma perché è obbligato a fare quell'orario lì, e poi, come stiamo vedendo, spesso, in alcuni casi questo serve a coprire il fatto che poi quella persona è costretta a lavorare molte più ore, non retribuita, non in regola con quello che sta succedendo. Io credo che il provvedimento che ha preso il governo è un provvedimento totalmente sbagliato, che tra l'altro va in linea con i provvedimenti fatti in questi anni. Io non sto dicendo che solo questo governo ha incentivato la precarietà. Io sono più drastico, dico che negli ultimi 20 anni i governi che ci sono stati hanno fatto una serie di provvedimenti legislativi che hanno prodotto un livello di precarietà nel nostro paese che non ha precedenti. Scusi, e io credo però, che vada assolutamente affrontato,
cambiando questa situazione. Le faccio vedere un cartello con dei dati presi dall'INPS, ovviamente rilanciati dai partiti di governo, da alcuni giornali di area di centrodestra. C'è un titolo Libero, altro che precariato, ci sono 1 milione di nuovi posti stabili. Il cartello è lo 06, crescono i contratti a tempo indeterminato. Più 1 milione tra il 2019 e il 2023, secondo l'INPS, sono di più nell'Italia settentrionale, di più in Italia centrale, di più in Italia meridionale. Perché preoccuparsi allora? Beh, intanto qui non si dice che sono più di 3 milioni i contratti a termine, che non sono calati e sono aumentati. Se noi facciamo il calcolo di quanti contratti a termine sono stati fatti negli ultimi 7-8 anni, ci rendiamo conto che è cresciuto di 1 milione e siamo in presenza di 8 milioni di contratti a termine. E dall'altra parte, dentro i contratti a tempo indeterminato, ci mettono anche i part-time involontari. E quindi si tratta di capire come fai sostanzialmente questi calcoli e come li affronti. E dall'altra parte sta crescendo l'uso del lavoro somministrato. In alcuni casi anche i lavoratori somministrati possono essere assunti a tempo indeterminato, ma sono sempre somministrati che vengono spostati da un'azienda all'altra e non è detta che abbiano le stesse condizioni degli altri. In più è aumentato, se andiamo a vedere, il numero del cosiddetto lavoro autonomo delle partite IVA e o delle forme di collaborazioni coordinate continuative, quando sappiamo che c'è qualcuno che è in grado di poter scegliere di fare quella cosa lì. Ma in tanti casi noi siamo di fronte a un lavoro autonomo finto perché sostituisse un lavoro precario o sostituisse una forma di lavoro a tempo determinato, e anche le partite IVA sappiamo perfettamente che c'è un mondo di partite IVA che non sono persone che hanno scelto di fare la partita IVA perché hanno alte professionalità, ma che hanno livelli di reddito sostanzialmente molto bassi. Lei prima ha detto, allora, ha speso buone parole su, diciamo, il taglio del cuneo fiscale, seppur temporaneo, e invece proprio alle partite IVA sono state destinate cospicue risorse per incrementare la flat tax. Quel tipo di operazione invece non vi piace? Noi lo consideriamo folle, ma la flat tax è un elemento che mette in ginocchio il nostro paese, cioè fa saltare ancora di più il sistema sanitario, fa saltare ancora di più il sistema del diritto alla conoscenza. Io credo che il problema della flat tax, in italiano la tassa piatta, certo, no? Bene, è una follia. Perché se io dico che ognuno paga una sola aliquota e non paghi in proporzione al reddito che lui ha, non solo metto in discussione un principio sancito dalla Costituzione, la nostra Costituzione dice che il fisco deve essere progressivo e chi più prende più ha più deve contribuire, ma faccio un esempio, uno basta, se ho una flat tax al 15% e prendo 15.000 euro, uno ci fa due conti, ma se anche quello che prende 80 o 100.000 euro paga il 15%, ci guadagna 10 volte rispetto all'altro. Allora io credo che questa sia una cosa assolutamente sbagliata. Il rischio è di spingere quote di lavoratori verso peraltro quella forma contrattuale? Ma in alcuni casi può anche essere, però guardi che qui si introduce un altro aspetto, a parte che la maggioranza delle partite IVA ha redditi bassissimi, perché ce ne sono poche di partite IVA che prendono redditi molto alti, quindi stiamo ragionando, sì, io poi insisto, c'è tutto il tema di chi dichiara e quanto dichiara, di una dichiara, parte, no? Di lavoro autonomo che oggi deve avere diritti, cioè anziché fargli pagare un po' meno di tasse, io troverei e penso che queste persone vorrebbero anche loro avere la malattia se si ammalano, le ferie maturate, se vanno sotto infortunio, avere il diritto alle ferie retribuite. Quindi la battaglia che noi stiamo facendo non è quella di far pagare un po' meno di tasse, ma di estendere i diritti a tutte le forme di lavoro perché questo avvenga. Senta, in segretario, più mi permetto di dire una cosa sul fisco. La cosa che non sta in piedi è che oggi sul lavoro dipendente e sui pensionati vi è una tassazione media del 40%. Se io gli stessi soldi, se io 30.000 euro li prendo da una rendita finanziaria, ci pago il 20%. Se li prendo da una rendita immobiliare, ci pago il 20%. Perché due redditi uguali debbono essere tassati diversi e viene tassato di più il lavoro dipendente e pensionati? Per amor di racconto completo, perché poi immagino già che chi ci segue... Io penso che questo è il tema di fondo, che bisogna fare un sistema fiscale completamente diverso che non penalizzi quella il lavoro. Quella sugli extra profitti è una critica che il segretario della CGIL ha mosso anche ai governi precedenti, non certo soltanto a questo che è un governo di centrodestra o di destra-centro, come dice qualcuno. Però a conferma dei rapporti conflittuali che si creano anche tra chi dovrebbe avere un comune sentire rispetto alle politiche del lavoro, mi riferisco all'ala progressista, le mostro questo tweet del sindaco di Bergamo ed esponente del Partito Democratico, Giorgio Gori.
Cosa aspettano i sindacati ad aprire una stagione di sane, giuste, necessarie rivendicazioni salariali? Lo riassumo perché è molto lungo. In altri tempi si sarebbe da tempo aperta una stagione vivace di conflittualità mirata al recupero del potere d'acquisto perduto. Invece niente, si sciopera contro le leggi di bilancio, dei salari bassi ci si lamenta, ma poi si citofona alla politica. Si sente chiamato in causa quando Gori dice che il sindacato citofona alla politica? No, io credo che forse non è informato, perché ad esempio nel settore del legno è appena stato firmato un contratto che fa portare a casa 143 euro e fa recuperare non l'inflazione teorica, quella reale che c'è, dopo aver fatto uno sciopero generale di 8 ore in quella categoria il 21 di aprile. I metalmeccanici, applicando un contratto che hanno fatto, porteranno a casa da luglio un aumento legato all'inflazione reale sancita dall'IPCA di 123, e noi stiamo presentando piattaforme in tutti i settori. Gli alimentari l'hanno presentata, gli agroalimentari l'hanno presentata, 300 euro d'aumento. Nel settore dei bancari sono aperte le trattative perché i contratti sono bloccati da anni in tutto il settore del commercio, del turismo, della grande distribuzione, e in tutto il settore del pubblico impiego scadono i contratti e il governo non ha ancora messo un euro. E quindi voglio tranquillizzare, perché le piattaforme si stanno presentando, e laddove non ci saranno risposte, noi ad esempio come CGIL abbiamo già convocato una grande assemblea di tutte le categorie ai primi di settembre, perché è evidente che se non ci saranno risposte alle trattative che noi abbiamo messo in campo, noi pensiamo che questo autunno sarà un autunno in cui bisogna mettere in campo qualsiasi iniziativa, e lo dico a partire dal governo, perché vorrei ricordare che il governo, che è datore di lavoro, e il governo dice che dal 2022 al 2024 nel suo documento l'inflazione è al 18%, per tutto il settore pubblico, dalla sanità alla scuola, non ha messo un euro oggi dentro la legge di bilancio. Quindi ci sono, senza contare i lavoratori pubblici, ci sono quasi 6-7 milioni di lavoratori che nei prossimi mesi avranno i contratti scaduti, e ce ne sono altri 6 o 7 a partire dal turismo, dal commercio, che sono almeno 3-4 anni che hanno i contratti scaduti. Quindi si sta ponendo questo tema, e noi lo stiamo ponendo con forza, stiamo dicendo che gli aumenti debbono andare a difendere il potere d'acquisto, ed è una rivendicazione che stiamo mettendo in campo. Primi risultati sono stati raggiunti, quindi voglio valorizzare anche il fatto che nel settore chimico, nel settore legno, grazie alla mobilitazione sono stati portati a casa dei risultati. Oggi c'è questo tema, ma noi stiamo dicendo che c'è un problema generale, non solo di aumento dei salari, di questione salariale, che si combatte anche cancellando la precarietà, non avendo salari di fame che fanno non vivere di salari di fame. Ci stiamo battendo per arrivare anche a una legge sulla rappresentanza, e a stabilire anche un salario minimo sotto il quale nessun contratto deve andare. Qua la volevo portare, perché lei domani sarà in piazza, e sulla sanità adesso ci arriviamo, e con voi ci sarà sia una delegazione del Movimento 5 Stelle guidata da Giuseppe Conte che Elish Line. Elish Line ha come cavallo di battaglia il Partito Democratico la proposta del salario minimo. Secondo lei, secondo voi come CGL, quello è uno strumento non necessario, necessario, utile, solo parzialmente utile? Mi faccia dire una cosa, noi domani siamo in piazza non solo come CGL, noi domani siamo in piazza 60 assieme, associazioni. Sono diventate 90, sono già più di 90 le associazioni, le reti di cittadinanza attiva che hanno aderito e che assieme a noi hanno organizzato questa manifestazione. E io credo che sia un messaggio molto importante, perché è un segnale di come ci sia un malessere sociale che chiede di essere ascoltato e che chiede dei cambiamenti. Poi se le forze politiche che condividono queste nostre posizioni sono in piazza con noi e le vogliono portare avanti, a noi va benissimo, ma noi abbiamo intenzione di andare avanti in questa direzione. Rispetto al salario minimo, la nostra proposta è molto precisa. Noi pensiamo che bisogna fare due cose: una legge sulla rappresentanza, perché ci sono i contratti pirata nel nostro paese, cioè ci sono contratti firmati da sindacati e di associazioni non assolutamente rappresentative, che cioè, però contratti aziendali firmati nazionali. Ci sono anche contratti nazionali firmati da soggetti che nessuno misura la sua rappresentanza, ma che se poi c'è un'impresa che la applica, quello ha un valore, perché due privati che fanno un contratto può diventare un contratto nazionale se qualcuno lo applica. Noi stiamo dicendo che ci vuole una legge che dice che i contratti nazionali non sono validi tutti, sono validi quelli firmati
da organizzazioni rappresentative, perché misurate, sia dei datori di lavoro che dei sindacati, e debbono i lavoratori a cui si applica quel contratto avere il diritto di poter votare per decidere che serve buono. Questo e serve questo per arrivare al salario minimo, perché a questo punto per noi un contratto nazionale non deve solo garantire il salario, deve garantire anche tutti gli altri diritti, le ferie, la malattia, gli infortuni, a tutte le forme di lavoro, autonomi e lavoratori dipendenti. E dentro a questo noi pensiamo che per via contrattuale, ma facendolo diventare legge, si debba arrivare anche a stabilire una soglia oraria sotto la quale nessun contratto deve andare. Quindi noi pensiamo che questa sia una battaglia, ma insisto, non c'è da fare solo, non c'è da fare solo il salario minimo, c'è da fare una legge che dia validità generale ai Le contratti chiedeva della soglia. Avete già in mente una soglia? Soglia economica. Noi siamo per una discussione, se penso ai contratti dell'industria, abbiamo contratti adesso che sono tutti ampiamente oltre i 10-11 euro, se penso ai contratti nazionali già firmati. Ci sono tutta un'altra serie di contratti che vivono nei settori dove c'è anche meno sindacalizzazione, dove c'è più frantumazione, penso al turismo, al commercio o anche ad altri contratti che sono anni che non vengono rinnovati, che hanno dei livelli molto bassi. Quindi io penso che ci deve essere un elemento, sono pronto a fare una discussione, non c'è una soglia magica. Sì, anche perché ma ci sono chiaro, state varie proposte da parte chiaro, dell'opposizione, quindi non voglio mettermi, io dico sia che nella penso precedente che, debba essere, che nell'attuale penso che legislatura. La paga oraria deve essere una paga oraria che permette di avere un salario dignitoso, come dice l'articolo 36 della nostra Costituzione, che permette a una persona ora di vivere. Ora la portiamo a Milano, le facciamo vedere una storia di Romolo Napolitano. Cosa succede quando un medico di base va in pensione? Io ho 68 anni e seguo 2000 pazienti. Se decidessi di andare in pensione lascio 2000 persone senza medico. Siamo nel comune di Pioltello, in provincia di Milano, sono circa 40.000 abitanti. I cittadini che sono senza medico di famiglia sono all'incirca 15-18.000, mancano 12 medici. Secondo le stime della Fondazione Gimbe, al 1 gennaio del 2022 la carenza in Italia è di quasi 2.900 medici di medicina generale, con situazioni più critiche nelle grandi regioni del nord, in Lombardia ne mancano poco più di 1.000. Nessuno vuole più fare medico di medicina generale perché purtroppo è considerata una professione di serie B. Inoltre siamo quotidianamente sottoposti ad attacchi, insulti, minacce. Mi era stato richiesto di un certificato, che era un certificato falso, e sono rifiutato. Tuttavia la risposta è stata una minaccia molto importante, al quale è seguita una denuncia e adesso c'è in corso un processo. Adesso andiamo a fare le visite a domicilio. Mediamente faccio dalle 2 alle 3 visite a domicilio, mentre un tempo il paziente trovava il medico vicino a casa, adesso purtroppo devono trovare un medico che può essere in un altro rione o addirittura in un altro comune. Eccoci, buongiorno. Entro il 2031 dovrebbero andare in pensione circa 20.000 medici di famiglia. I nuovi medici di famiglia non saranno sufficienti per colmare il ricambio generazionale. Il numero dei giovani formati occuperebbe nei prossimi anni soltanto la metà dei posti lasciati scoperti dai pensionamenti. Sono senza dottore perché è andato in pensione e sono andata all'ASL e non ne hanno. E se mi ammalo vado al pronto soccorso. Se per combinazione la dottoressa andasse in pensione sarebbe un guaio per noi, perché per il momento non sappiamo a chi rivolgersi. Se la situazione dovesse continuare così, sempre più pazienti rimarranno senza medico, quindi avremo lo sviluppo di complicanze sulle patologie di base perché non vengono seguiti adeguatamente e quindi avremo un peggioramento dello stato di salute della popolazione, con aggravio per le casse dello Stato. Rientriamo ecco con un cartello, segretario Landini, questo che arriva dalla Genas, che monitora lo stato di salute della sanità pubblica. Fino al 2021 erano ripirogati nel servizio con estensione al 2031 quasi 14.000 medici di medicina generale in meno, cioè il primo contatto che c'è tra il cittadino e la sanità pubblica, quindi è un dato che ci deve far riflettere. Mettiamolo insieme a quanto il governo ha inteso finora stanziare. Ci sono 2 miliardi per la sanità, 1,4 però sono stati mangiati dalla necessità di far fronte al caro bollette, al caro energia, al caro materie prime. Voi sostenete, anzi lei nello specifico lo ha detto, che questo governo sta pianificando il collasso della sanità pubblica.
Mi dice dal punto di vista operativo e propositivo dove andrebbe a prendere lei i soldi per rifocillare la sanità pubblica? Beh, intanto ho visto nel servizio una persona che domani sarà in piazza con noi, il dottor Cartabellotta interverrà ed che è in presidente piazza con della noi. Fondazione Gimbe. Esatto, e tra quelle associazioni che assieme a noi ha aderito e quindi porterà anche un contributo di esperienza precisa rispetto anche a quello che sta succedendo, proprio perché vogliamo dare voce a tutta la società attiva rispetto a questo tema. Beh, io penso che ci siano una serie di scelte che debbono essere fatte. Una è sicuramente la questione fiscale. E cioè in un paese che ha più di 100 miliardi annui di evasione fiscale e che ha la tassazione sulle rendite finanziarie più bassa che il lavoro dipendente, la tassazione sulla rendita immobiliare più bassa, la tassazione sui profitti di impresa più bassa, è evidente che lì, se uno vuol fare un intervento, ci sono lì delle risorse da affrontare. Quindi tassare le rendite finanziarie, tassare gli extra profitti e le rendite immobiliari. Certo, e vuol dire anche allargare la base imponibile, perché in Italia abbiamo un'evasione dei 100 miliardi che ho detto, 30-40 miliardi sono evasione di IVA. Quindi c'è un problema anche di allargare la base imponibile su cui paghi l'IRPEF e su cui affronti. Poi c'è un tema che riguarda utilizzare meglio anche tutti i fondi sanitari preventivi, sanitari integrativi che si sono realizzati in questi anni, sia sul piano individuale sia sul piano contrattuale. C'è un problema che riguarda anche il sindacato, ma quelle non possono essere risorse che vengono tolte alla sanità pubblica o che non vengono reinvestite per qualificare la sanità pubblica. E poi naturalmente c'è un problema che riguarda anche spendere i soldi pubblici in un modo diverso. In questi anni tante volte sono stati dati degli incentivi a pioggia a tutte le imprese, a prescindere dal comportamento delle imprese. Quindi io credo che ci sia anche un tema sostanzialmente in questa direzione. A me interessa la parte della tassazione delle rendite. Ne ha parlato con gli interlocutori politici che per storia, per percorso, sono più affini al mondo del sindacato, alla CGIL? La dico meglio, Elly Schlein è d'accordo con lei su questo punto? Io questo, no, direttamente Giuseppe su Conte questo è d'accordo punto, con lei? Non lo so, credo, hanno annunciato che domani saranno in piazza perché condividono i nostri obiettivi, immagino di sì, ma io di queste cose ne ho parlato col Ministro della Salute, ne ho parlato col Governo. E cosa le sono risposte? Ho risposte non sufficienti e negative, di rinvio, ci hanno dato un altro incontro a fine luglio, ma non stanno cambiando le politiche sbagliate che finora sono state fatte. Noi siamo di fronte a dei tagli e il Governo nel documento di programmazione economica che ha annunciato, nei prossimi tre anni riduce la spesa sanitaria pubblica. Rispetto al PIL, sì. Rispetto al PIL, ma anche in quantità complessiva. Quindi noi siamo di fronte a una scelta di questo genere e, la dico in modo molto banale, scusi, quanto ci costano 120.000 giovani laureati e diplomati che ogni anno se ne vanno via dal nostro paese? Quanto ci costano? Quelli studiano, si formano qui e vanno a lavorare da altre parti in giro per l'Europa perché fuori da noi li pagano meglio, riescono a realizzarsi, vengono riconosciuti per le competenze che hanno. Quindi quando dico che bisogna combattere la precarietà, perché la precarietà è un elemento che non ha fatto crescere questo paese, ha fatto arretrare questo paese, sta allontanando i giovani. Quindi non c'è solo un problema di dove andare a prendere le risorse, ma c'è proprio anche un problema di come si investe. E se ci pensate, il taglio alla sanità pubblica ha aumentato la spesa privata dei cittadini e ha aumentato un processo di privatizzazione della sanità pubblica. Allora questo è il tema che noi vogliamo mettere in discussione. Lei dice qualcuno sta pianificando il collasso della sanità. Io ho detto una cosa molto precisa, l'ho detta anche al ministro in diretta. Ho detto che le politiche... Al ministro Schillaci. Abbiamo avuto un incontro martedì, gliel'ho detto in diretta. Gli ho detto, voi state tagliando la sanità pubblica e state facendo delle scelte che anziché investire sulla sanità pubblica stanno rafforzando la logica della privatizzazione della sanità, compresa l'idea folle che il governo ha di fare l'autonomia differenziata. Perché in un sistema dove ci sono diseguaglianze di questa natura non può essere avere 20 sistemi regionali. E ho detto al Ministro, non è vostra responsabilità aver modificato il titolo quinto della Costituzione 20 anni fa. L'ha fatto qualcuno che diceva di essere di sinistra. Quello è un errore, grande come una casa. E allora noi non stiamo dicendo queste cose perché c'è un governo di destra. Stiamo dicendo queste cose perché la sanità pubblica è un diritto che deve essere garantito a tutte le persone e allora bisogna imparare anche dagli errori. Oggi non è il momento dell'autonomia differenziata, oggi è il momento di fare sistema, di essere in grado non che ogni regione fa la sua politica per comprare i medicinali, ma avere una politica generale che stabilisce delle regole, fare degli investimenti. Ad esempio si dice che abbiamo pochi medici, che abbiamo pochi infermieri, perché c'è il numero chiuso?
Perché si costa tantissimo iscriversi all'università? Si comincino a questo fare delle cose. Questo, se non sbaglio, era uno dei temi che il governo aveva detto che avrebbe posto all'attenzione. Bene, poi non ne abbiamo più saputo tracce. Dico in modo molto chiaro che tutti questi temi che noi abbiamo posto, il governo ci ha semplicemente detto ci rivedremo a fine luglio per fare il punto della situazione. Picche, senta, e quindi non abbiamo avuto alcuna risposta. Lei ha detto a maggior che ha parlato ragione, sabato con bisogna Schillaci, il ministro della Salute. Ci ricordiamo che sul palco della CGIL lei aveva ospitato anche la premier Giorgia Meloni. Certo. Lo rifarebbe, prima domanda, cioè rinviterebbe di nuovo la premier a un evento di CGIL e quella che sembrava un'apertura di dialogo da entrambe le parti, no? In quell'occasione, in quel consesso, si è tradotta poi dal punto di vista concreto in qualcosa che lei giudica positivo oppure siamo ancora a un livello di relazione tra governo e parti sociali che fa registrare nuovi passi indietro? No, io lo rifarei nel senso che noi, la CGIL ha sempre invitato i presidenti del Consiglio al proprio congresso, anche perché io con chi parlo? Se voglio ottenere delle cose, dei cambiamenti, devo parlare col governo che c'è, quindi non sono io che scelgo i governi vengono eletti dai cittadini, io rispetto quello che è il pronunciamento del voto dei cittadini, ma poi io devo rappresentare i milioni di lavoratori, di lavoratrici, di giovani precari, di pensionati che chiedono a me, sindacato, di tutelare la loro condizione. Noi abbiamo sempre invitato i presidenti del Consiglio, in molti casi non sono venuti, erano anni che non venivano, sia quelli di sinistra che quelli di destra. La Presidente Meloni ha scelto di venire, noi l'abbiamo accolta e l'abbiamo ascoltata con rispetto, non condividendo delle cose che ha detto, ma il nostro messaggio era: vuoi cambiare davvero questo Paese, vuoi cambiare l'Italia, vuoi cambiare le cose sbagliate che sono state fatte in questi anni? Coinvolgi il mondo del lavoro e discutilo assieme al mondo del lavoro e coinvolgi le organizzazioni sindacali. Non sta avvenendo, perché tutte le volte che prendono delle decisioni discutono dentro la loro maggioranza. Così come hanno fatto il 1° maggio col decreto, ci hanno chiamato la sera, il 30 di aprile, per dirci che il giorno dopo facevano un Consiglio dei Ministri e poi hanno discusso in Parlamento, che addirittura la maggioranza è riuscita a peggiorare quel decreto lì, ma non hanno accettato di aprire un confronto con noi. Noi abbiamo presentato anche una proposta di riforma fiscale insieme a CISL e UIL. Abbiamo presentato una proposta. E che quindi notizia ha sulle intenzioni reali del governo su, no, noi stiamo diciamo, i contenuti con cui dovrebbe il governo riempire noi la delega fiscale? No, abbiamo notizie pessime, perché finora la cosa che voglio denunciare in modo molto chiaro è che finora non è stato possibile avviare una trattativa in cui il governo riconosce ai sindacati il ruolo di soggetto che può negoziare le scelte che riguardano la vita delle persone che rappresentiamo. Perché sulla legge delega non è iniziata una trattativa, l'hanno portata in Parlamento. Noi al massimo abbiamo potuto fare un'addizione parlamentare. Noi in Parlamento non ci siamo. In Parlamento votano i partiti, non ci siamo noi. Così come sulle pensioni, così come sul mercato del lavoro, così come su altre cose. Quindi noi quello che stiamo dicendo è che c'è un governo che non sta utilizzando il valore della rappresentanza sociale. Io non parlo Landini. Io ho milioni di iscritti, ho milioni di persone che votano i nostri delegati e noi insieme anche alle altre organizzazioni sindacali, può piacere o no, rappresentiamo milioni di persone che sono quelle che pagano le tasse, che sono quelle che tengono in piedi questo paese, lavoratori dipendenti. Noi vogliamo dare voce anche a chi non ce l'ha, ai precari, ai giovani, che ce ne sono troppi oggi di precari, alle donne che hanno dei trattamenti in molti casi peggiore degli uomini e sono più discriminate anche nei luoghi di lavoro. Allora, noi ci siamo approcciati al governo non in modo pregiudiziale o ideologico. Noi non giudichiamo il governo per il colore politico che ha, noi lo giudichiamo per quello che fa. E abbiamo detto con chiarezza, quando se fai sul cuneo fiscale, siamo d'accordo, è la nostra richiesta, rendilo strutturale, ma allo stesso tempo diciamo con chiarezza quando non siamo d'accordo quello che sta facendo, compreso le riforme istituzionali. Il Presidente del Consiglio ci ha chiesto un parere sulle riforme istituzionali. Cioè sul presidenzialismo, questo capitolo. Noi gli abbiamo detto una cosa molto precisa, che siamo contrari all'autonomia differenziata e poi abbiamo detto un altro tema. Un paese che ha il 50% di cittadini che non vota, il suo problema non è l'elezione diretta del Presidente, è fare una nuova legge elettorale. Se la gente non va a votare perché non si sente rappresentata da nessuno. O avere la credibilità per portare le persone poi a votare. No, ma guardi che una legge elettorale in cui i cittadini non sono più loro che scelgono chi eleggere, perché lo decide il capo partito e quell'eletto non risponde al cittadino che l'ha votato, ma al capo partito, allontana le persone. E quindi da un certo punto di vista, se vuoi recuperare davvero una partecipazione, una credibilità, perché oggi c'è una crisi di rappresentanza anche della politica. Quando metà del paese a votare non ci va, vuol dire che non si sente rappresentato da nessuno. E io sono preoccupato perché buona parte di quella gente lì, e anche gente di quelli che lavorano, che vengono dal mondo del lavoro, sono la parte del paese che sta peggio. E in più dentro al decreto, che lei mi diceva cosa c'è
di negativo anche il taglio del reddito di cittadinanza. Perché da questo punto di vista la povertà nel nostro paese sta aumentando, non diminuendo. Era un po' il convitato di pietra. Ricordiamo l'appuntamento di domani, sì, segretario. Domani c'è la manifestazione che inizia con concentramento al mattino alle 9:30, partirà da Piazza Esedra verso le 10:30, diciamo, sì, no, ma la partenza è prevista attorno alle 10:30, ma il primo concentramento per i poter partire arrivano è alle quella. 9:30. I pullman, i treni arrivano da tutta Italia, stiamo vedendo un'adesione molto importante, siamo contenti, e poi ci sarà un corteo che si concluderà in Piazza del Popolo e lì ci saranno una parte delle associazioni, non tutte siamo in grado di poterle fare parlare, ma una parte di associazioni, medici, infermieri, ci saranno i rappresentanti anche della sicurezza, perché domani noi non manifestiamo solo per la sanità pubblica, manifestiamo anche perché si smetta di morire sul lavoro. E quando dico tagli, in questi anni sono stati fatti tagli sugli ispettorati del lavoro, sui servizi di medicina preventiva, e quindi noi siamo domani stiamo ponendo anche questo tema e in Piazza del Popolo ci sarà questa manifestazione. Annuncio, mi permetto di dire, non sarà solo quella, perché noi insieme a tutte le associazioni con cui domani abbiamo messo al centro la sanità pubblica abbiamo già deciso che il 30 di settembre vogliamo continuare a manifestare, a quel punto mettendo al centro la lotta alla precarietà, il diritto alla conoscenza, la riforma fiscale, la nostra contrarietà all'autonomia differenziata, perché noi pensiamo che la Costituzione del nostro Paese va applicata, non cambiata, in tutte le sue parti, ed è questo l'elemento che vogliamo mettere in campo. Ci ha dato un sacco di scadenze da seguire. Chissà quante volte incontrerà quest'estate Elly Schlein, che sarà impegnato in un'estate militante. Ma anche Giuseppe Conte, che all'ultimo ha deciso di aderire alla piattaforma di domani. Grazie a Maurizio Landini. Io quest'estate sono anche perché la gente un po' di ferie che può, le faccia che si riposa. Noi siamo dalla sua parte, purtroppo. Gente che pur facendo le ferie non avrà le risorse per poter né andare al mare in montagna, ma che almeno abbia il diritto di potersi riposare. Grazie a Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, per essere stato con noi. Pubblicità e poi un viaggio nella bellezza. Detto così.